mentre attendiamo il professor Popper che sta arrivando, diamo inizio al nostro incontro con i saluti del professor Bianchi, preside della facoltà e di filosofia, il professor Zecchini, direttore del dipartimento di storia, archeologia e storia dell'arte, e come si può dire, tuccis in fundo, il professor Camarano, che presidente della Sisco, che ovviamente è la magna pars, la Sisco, di questa iniziativa, come poi credo ci sarà spiegato lungo il percorso. Prego. Grazie. Intanto buongiorno a tutti e benvenuto e benvenuti in Università Cattolica per questa iniziativa. Come qualcuno prima diceva, io sono un modernista, sono uno storico moderno. Con il vostro presidente abbiamo avuto anche motivi di incrocio tra le associazioni, tra le società cugine o sorelle, tra la Sisco e la Sisem, per la riflessione che sempre più calzante ci arriva in questi mesi dai provvedimenti vari. E quindi sono molto lieto di portarvi il saluto della facoltà di lettere e di accogliere questa vostra iniziativa che, devo dire, appunto da socio Sisem ha fatto un po' scuola, perché anche noi abbiamo avviato questi seminari, abbiamo anche avviato questa riflessione sui dottorandi. Insomma, sono iniziative molto positive che fanno vedere la presenza appunto della riflessione storica in un tempo in cui ce n'è particolarmente bisogno, a mio avviso. Di particolare significato il tema di questo vostro incontro, quanto mai attuale, ma penso di dire una cosa assolutamente scontata. C'è un fatto che mi sottolinea e che mi torna alla mente pensando a questa iniziativa, e cioè che le grandi storie d'Europa, da Pirenne a Chabot, da Croce a Huizinga, i grandi storici che hanno fissato le linee di letture interpretative, hanno svolto la loro riflessione e le loro opere nel periodo forse più difficile, più duro, più buio, in quel ventennio tra le due guerre mondiali, che va sotto il nome di periodo dei totalitarismi, o comunque in un momento di crisi profondissima dell'Europa. E mi sembra particolarmente significativo che proprio in quel periodo, nel periodo più buio, le persone più avvertite, cioè coloro che erano dotate di strumenti per leggere il percorso della storia, si siano impegnate in una riflessione profonda, da punti di vista molto differenti, proprio sulla storia di Europa, proprio come per ricercare all'interno di Europa, dell'Europa, quelle possibilità di superamento del momento in cui vivevano. Ed è indubbio che, pur vivendo noi in un periodo di libertà e di democrazia, pur non essendo assillati da gravi crisi appunto della democrazia e del totalitarismo, oggi viviamo invece in un grave momento di crisi, soprattutto in un momento di crisi delle identità, del passaggio degli stati contemporanei, della riorganizzazione del sistema delle relazioni internazionali. Ed è proprio per questo, a mio avviso, che tornare a riflettere sul tema dell'Europa è un elemento di particolare rilevanza. E che lo facciano gli storici, certo gli storici contemporanei, ma anche gli storici moderni, esercitano in questo, e anche gli altri storici, il collega, il professor Zecchini, è storico romanista, e quindi che tutti gli storici tornino a riflettere su questo mi sembra particolarmente significativo, perché gli storici sono dotati di questi strumenti particolari di conoscenza. È evidente che la nostra ricerca, mi permetto di accomunarvi, nasce da un'urgenza che è contemporanea, nasce dall'urgenza che tutti noi come cittadini, come intellettuali, come docenti
nelle università, avvertiamo di fronte a questo problema. E questo è il metodo che ci contraddistingue nella ricerca, quella cioè di non eludere la realtà che noi ci troviamo di fronte. Ecco. Per questo io ritengo di attribuire molta importanza a questa iniziativa e a tutte le iniziative che affrontano il tema della ricerca storica sull'Europa. Ed è per questo quindi che io vi rinnovo i miei migliori saluti e l'augurio di un buon lavoro, di un proficuo lavoro in queste due giornate. Grazie. Mi aggiungo al preside della nostra facoltà per portare i saluti e ovviamente gli auguri di buon lavoro del nostro Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte, a cui appunto afferiscono i nostri contemporaneisti. E in un certo senso sono stato quasi chiamato in causa come storico romanista che si è occupato del concetto di Europa nel mondo antico, in particolare nel mondo romano a più riprese. E vedo in questo programma una serie di titoli, di relazioni, di seminari che verranno svolti e che indubbiamente sono estremamente suggestivi anche appunto nella mia prospettiva, che è quella di uno studioso che ha studiato Polibio, il maggiore storico greco del mondo ellenistico, che cercò di veicolare, di introdurre nella classe dirigente romana il concetto di Europa, di un'Europa, grosso modo, come possiamo intenderla noi dal punto di vista geografico, un'Europa che più o meno corrispondeva all'attuale continente europeo, e ricevette una risposta di totale indifferenza, di totale rifiuto a questa sua proposta, già che appunto la classe dirigente romana privilegiava un ecumene, quindi una, noi diremmo oggi, una world history, una storia universale, di cui l'Europa era solo una componente, un elemento, e che aveva il suo centro nel Mediterraneo. Ecco, il Mediterraneo baricentro europeo, leggo in una redazione, che era allora, in un certo senso, prima del formarsi del concetto di Europa, dell'affermarsi del concetto di Europa, un baricentro ecumenico, un baricentro universale già dall'età ellenistica e poi in particolare lungo tutto il percorso dell'impero romano, dell'egemonia romana. Mentre il concetto di Europa emerge nella tarda antichità, quando si incrina l'asse tra est e ovest. Leggo un altro titolo di un'altra relazione: est-ovest, l'asse incrinato della molteplicità europea, e da quest'asse incrinato emerge certo un concetto di Europa tardo antica, è già l'Europa che si individua per esempio negli spazi geografici di Sant'Ambrogio, quindi del grande vescovo di Milano alla fine del IV secolo, e che di fatto sembra preludere davvero l'Europa carolingia lungo l'asse del Reno, quindi quella che sostanzialmente era un po' la forma originaria, no, dell'Europa, dell'Unione Europea, quelli dei primi sei stati fondatori dell'Unione Europea. Ci sono dei corsi e dei ricorsi, delle analogie, ovviamente anche delle differenze, estremamente interessanti appunto tra l'evoluzione del concetto di Europa nel mondo antico, e prima appunto rifiutato, poi affermatosi, anche se in chiave appunto più limitata, più ristretta, che sembrano appunto riemergere, sembrano tornare come suggestioni, come possibilità, tra cui scegliere per il presente e ovviamente anche per l'immediato futuro, in cui immagino appunto che questa Europa sarà chiamata come minimo, insomma, a delle scelte che mi sembra per ora molto esitante a fare, ma che non so, mi sembrano sempre più ineludibili, il cui ritardo non mi sembra particolarmente proficuo. Quindi direi che con questa brevissima introduzione che recupera le prospettive antiche, soprattutto romane, per quanto riguarda appunto il concetto di Europa, ho concluso, ovviamente per non sottrarre tempo, e non posso che rinnovare i miei auguri di buon lavoro per queste due giornate dei vostri studi. Grazie.
Europa sono anche i programmi di mobilità internazionale, no? Che ci coinvolgono e ci lasciano trascorrere dei piacevoli pomeriggi, delle piacevoli mattine, vero? E questo riguarda, direbbero i tedeschi, l'aspetto europäisch, mentre in tedesco si distingue, e lo consente la lingua tedesca, distinguere europäisch da europäisch. No? Europäisch riguarda l'Unione Europea, no? Europäisch riguarda l'Europa. È un, grazie al fatto che hanno questo dittongo meraviglioso che si scrive in un modo e si legge in un altro, è possibile variare, distinguere, no? La concettualità grazie a una diversa pronuncia. Insomma. E quando si parla di Europa in entrambi i sensi, ma soprattutto nel senso di europäisch, chi si occupa di culture e lingue, no, si vede davanti anzitutto una grande discussione sui confini, no, confini che non ci sono. E lo sappiamo bene se guardiamo a come nel mondo russo si parli del ruolo e del posto che ha la Russia nell'Europa. È ritornata in auge, no, dopo il periodo sovietico l'attenzione per la Eurasia. Eurasia che peraltro era presente già negli anni 20 ed era sottilmente utilizzata anche dall'Unione Sovietica per attirare l'attenzione e quasi la solidarietà in Occidente degli esuli russi. L'attenzione per l'Eurasia. Eurasia, diceva il principe Trubetskoy, che è grande fonologo e figlio di uno dei rettori dell'Università di Mosca alla fine dell'Ottocento, diceva il principe Trubetskoy, è una realtà culturale, antropologica, geografica, culturale ovviamente, anche linguistica, che tiene insieme i popoli della Russia. E questi popoli sono tenuti insieme da molti aspetti, e sono questi aspetti molto più numerosi di quelli che legano i russi ai polacchi, polacchi che sono comunque slavi occidentali, di lingua slava. E ancora, il termine russo, utilizzato in italiano, ha in russo due corrispettivi, ruski e rasiski. Ruski fa riferimento alla unità culturale linguistica. Rasiski, infatti la Russia attuale non si chiama Ruskaya Federazia, ma Rasiskaya Federazia, fa riferimento alla unità dei popoli che sono sullo stesso territorio. Quindi nella Russia europea cosiddetta di oggi, nella Russia convivono diversi milioni di tatari, ciuvasci, bashkiri, e questi sono per lo più di lingue turco-tatare, turco-kipchak. Ci sono poi diverse popolazioni di lingua e cultura finnico-permiana, cioè le cui lingue sono vicine al finnico, i comi, sirieni, ceremissi, mordvini, alcuni altri sono vicini ai magiari, e sono i mansi che sono sugli Urali. Poi venendo di qua troviamo addirittura i tatari di Crimea e anche i caraimi, che sono ridotte a qualche centinaio di parlanti nella comunità, che sono degli ebrei che non accettano il Talmud, ma soltanto la Torah. Ora, c'è una ricchezza enorme, linguistica, culturale, sotto il tetto della lingua russa, che è la lingua alta. Ma queste lingue non sono basse, non sono neglette, no? Perché
va detto che in epoca sovietica si sono molto tutelate, promosse, no? Perché l'Unione Sovietica e poi la Federazione Russa sono luogo di incontro culturale, ora è europeo, è asiatico, lì c'è proprio una faglia che è più una faglia culturale declinata secondo l'appartenenza alla cristianità orientale o quella occidentale, insomma, alla fine. Ecco. Ma queste differenze culturali non collimano con le differenze linguistiche, perché abbiamo la Slavia che arriva fino dentro nel Friuli. E la Slavia è ben rappresentata ancora oggi in Carinzia, dove ci sono degli sloveni carinziani da sempre esistenti. Il termine stesso Carinzia è slavo, viene da Carantania, e i Carantani erano il popolo slavo delle Alpi. Ora, tutto questo ci fa tornare certo un millennio fa, ma ci mostra come il confine sia un'esperienza che dipende proprio dal periodo, dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista, dal dibattito che si faccia su questo confine. E oggi credo ci troviamo davanti a una ridefinizione di confini, dove ciò che chiamiamo Europa forse va visto non tanto come legato a un territorio, quanto a una condivisione di radici culturali che alla fine stanno proprio nel riconoscimento della unicità e inviolabilità della persona. Ecco, quello la discussione, il dibattito su questo potrebbe essere di grande interesse anche per rincontrare la riflessione che attualmente si fa in Russia. Quindi credo che questo fosse un dibattito di notevole spessore, e mi sembra di capire che la riflessione che qui si svolge vada un po' in questa direzione, tenga un po' conto della problematicità di tutti questi aspetti, no? Chi si occupa di lingue, ahimè, è costretto a guardare la realtà e a vedere che i confini non ci sono, ahimè. E quando ci sono, sono posti non per ragioni linguistiche, no? Questo è un po' la... Grazie. Bene, grazie. Io vorrei salutare i presenti, diciamo, sottolineando un paio di aspetti. Il primo è quello dovuto e piacevole del ringraziamento. Come è noto, la Sisco organizza attività attraverso la società, in questo caso ovviamente attraverso il suo strumento principale di diffusione della storiografia, che è la rivista, ma lo può fare approfittando della generosità di chi le ospita, in questo caso ovviamente l'Università Cattolica, l'Istituto Confucio e il Dipartimento e le facoltà che hanno organizzato. E questo, devo dire, è un segnale molto positivo, perché noi non stiamo incontrando difficoltà ad essere ospitati e organizzare questi incontri, e dunque è un segnale di crescita e di attenzione che ci inorgoglisce. Ovviamente il ringraziamento poi va esteso a chi materialmente organizza questi incontri. Noi siamo in preparazione del convegno nazionale che sarà l'Università dell'Insubria, e c'è una macchina organizzativa, ma ovunque la Sisco organizza è debitrice, diciamo così, di coloro che si danno da fare. In questo caso il convegno annuale del mestiere storico sta diventando un appuntamento davvero molto importante. Io non posso elogiare il mestiere di storico, essendo parte in causa in quanto presidente della Sisco, però questo programma è un programma, sinceramente, che fa invidia. Ho ricevuto molte attestazioni di ammirazione per il convegno. È un convegno che coglie un tema importante e lo sviluppa attraverso riflessioni importanti. E queste riflessioni sono effettivamente, come dire, il precipitato di un lavoro dentro la rivista. È un lavoro molto concreto, molto solido, anche in questo caso
ricevo numerosi attestati, segnalazioni di apprezzamento per la rivista Il Mestiere di Storico, e li ricevo da persone che potrebbero benissimo anche criticare. Certamente alcune critiche arrivano, ad esempio la critica che ho già riferito al direttore sui tempi di uscita della rivista, ma in realtà dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della qualità di quello che c'è scritto, è un appuntamento importante della storiografia nazionale. Ed è importante, anche questa è una segnalazione che va fatta, perché è una rivista che informa. Ovviamente le riviste di storia contemporanea sono tante in Italia, portano dei punti di vista diversi, culturali e politici diversi. Dentro Il Mestiere di Storico c'è una dimensione informativa che è molto attesa, perché è rigorosa, è ben fatta e è attendibile. E questo è quello di cui sicuramente abbiamo bisogno. Per cui io di questo devo rendere atto, sono grato al direttore e alla redazione per il lavoro che stanno facendo, direttore e redazione che, come dire, sono entrati in una fase di evoluzione, nel senso che anche la rivista ha da qualche mese un regolamento che permetterà nel tempo poi come dire, l'ingresso di nuove figure e l'uscita di altre secondo delle regole, dei criteri che ci siamo dati. Però è importante a mio avviso che la qualità rimanga questa, e ripeto, non mancano attestati in questa direzione anche fuori dalla Sisco e dai contemporaneisti. Ecco, parlando con i colleghi modernisti e medievisti, effettivamente molti dei nostri modelli sono anche utilizzati. Adesso questo non si può dire, lo possiamo dire qui, prego il professor Bianchi di non riferire, però molti dei nostri modelli sono utilizzati anche dalle altre società, che ovviamente ammirano la Sisco, la società maggiore da un punto di vista quantitativo, ma anche quella più attiva nel proporre nuove prospettive. E allora, questo del ringraziamento è una parte importante del mio discorso e non di maniera. Poi la riflessione successiva, pensavo nei giorni scorsi al fatto che questo titolo, Il Mestiere di Storico, oggi mi sembra, so, al di là di Mark Bloch, ma mi sembra un'espressione particolarmente adatta in questa fase, appunto il collega Bianchi ha un po' accennato. Mi sembra, dicevo, un nome adatto perché diciamo c'è in questo mestiere storico, trasmette un messaggio sul fatto che la storiografia diciamo non deve improvvisare. Io credo che sia questo il punto. Il mestiere storico è una cosa pesante, fattiva, no? Il mestiere, si lavora, si fatica. Ecco, la storiografia non deve improvvisare, deve rifiutare le semplificazioni, necessita di avere strumenti adatti per fare questa cosa. E questo va trasmesso, perché è impressionante, inutile che lo dico qui, dove tutti in qualche modo si occupano di storia dal punto di vista professionale, però è impressionante il livello di diffusione della storia fatto in una maniera davvero impressionistica, e questo lo sappiamo che danni produce, lo sappiamo. E allora aprire questi fascicoli significa entrare in un mondo di complessità, è il contrario del bianco e nero e delle semplificazioni. Ovviamente non è che si vuole entrare in politica, poi sappiamo che a forza di semplificare dove si arriva. La storia dà fastidio perché non semplifica, e dunque la storia, quella vera e effettiva, è un problema. Non è un problema invece la storia un po' folcloristica. Ho accennato qualche mese fa, rimasto molto colpito, alcuni mesi fa, dal fatto di aver sentito un importante giornalista italiano in televisione lanciare un messaggio molto strano, molto particolare, ma che ci fa capire come la fake history non è solo la
bufala pure semplice, ma è la mancata contestualizzazione, ma la mancata attenzione alla complessità del discorso. E questo giornalista dice, beh, forse voi non lo sapete, ma perché la storia non è tutta così, ma Hitler era un personaggio molto affascinante che quando parlava affascinava. Non è una grande scoperta, dice, e va bene, e questo voi non sapete, e voleva insomma dare scandalo, attenzione che Hitler affascinava, e però fino a qui niente. Il passo successivo è imbarazzante, perché il passo successivo dice, se Hitler venisse qui, erano 6-7 persone in questo salotto, ci convincerebbe tutti quanti. E questo, devo dire, questo è un messaggio mandato a milioni di persone che guardano la televisione. Cioè, improvvisamente Hitler, come parla, quando parla, indipendentemente dal luogo e dal contesto storico, affascina, convince e trasforma gli esseri umani in nazisti. Ecco, questa cosa qui, detta da un giornalista importante che vende anche molti libri, ci fa capire il pericolo di questo tipo di improvvisazione. Noi siamo vittime di questo tipo di falsa storia, perché non è falso il fatto che Hitler affascina, è falso il fatto che non posso mettere in quel modo questa informazione se non dico che c'è stata la crisi della Repubblica di Weimar e tutto il resto e l'inflazione eccetera eccetera. Allora è un piccolo esempio per dire come la complessità a qualcosa che ci deve vedere impegnati, ci deve vedere impegnati e fuori moda, perché chiaramente se voi andate in giro a complicare i discorsi non troverete un grande successo, ma questo noi dobbiamo fare, possiamo fare, riusciamo a fare questo qui. Dunque l'attenzione alla storiografia, al dibattito, alla complessità è il nostro obiettivo. A breve partirà un nuovo seminario della Sisco proprio per riflettere ulteriormente sugli aspetti della storiografia, e dunque come dire, muovere e ritornare a riflettere su questioni e problemi già affrontati che oggi vengono visti in un modo nuovo. Ed ecco, questo è un punto che ci tenevo a sottolineare, perché l'incontro di oggi e di domani porta a questo tipo di complessità. L'altra questione, molto brevemente, sul tema, e anche questo mi sembra davvero molto azzeccato, perché anni fa, quando c'è stata, sono iniziate le riforme del vecchio sistema, anche prima della Gelmini, ci sono stati diversi tentativi, dove all'Università di Bologna, ad esempio, di avviare corsi di studio di laurea di storia europea, analisi dell'Europa. Beh, la parola Europa faceva fuggire gli studenti. Tutte le relazioni internazionali, 300 iscritti, Europa 40. Forse perché l'Europa veniva letta come un pezzetto all'interno delle relazioni internazionali, per cui è meglio fare la cosa più grande di quella più piccola. Però questo era un punto su cui bisognava riflettere. L'Europa vista così va ripensata, per cui anche questo titolo, oltre all'eurocentrismo, ripensare l'Europa all'interno del mondo contemporaneo, mi sembra un proposito non solo interessante ma utile in una prospettiva. Noi dobbiamo cominciare a ripensare l'Europa, come è stato detto, in un modo diverso, soprattutto adesso che si parla di trilaterali tra America, Cina e Russia, in qualche modo l'Europa che non scompare e che ovviamente non è certamente una realtà che deve essere interpretata alla luce della moda, non va di moda l'Europa, eccetera, ma deve essere ripensata in un contesto. E credo che gli storici, e da questo punto di vista è il mestiere di storico in particolare, stanno dando un contributo importante proprio a partire da questo convegno. Grazie. Grazie, vi devo chiedere di lasciare il posto perché questa cattedra è piuttosto limitata. Bene, sempre
Per motivi di spazio pregherei due relatori di venire qui e poi altri due dopo, quindi il professor Rossi e il professor Tagliaferri che sono invitati ovviamente a prendere. Prego. Bene, io sono qui per portare in primo luogo molto rapidamente anche il saluto della professoressa Giunipero, che purtroppo non è potuta essere qui presente ma lo sarà domani mattina, a nome dell'Istituto Confucio di Università Cattolica, perché l'Europa del mondo contemporaneo contempla anche l'Europa nelle sue relazioni con la Cina, e quindi abbiamo pensato di unire tutta una serie di sinergie. Ma detto questo, sono lieto di dare subito invece la parola ai nostri relatori, che siamo tutti molto ansiosi e interessati ad ascoltare. E anzitutto la parola andrà al professor Rossi, Università di Torino, qui è scritto, ma il professor Rossi è conosciuto molto, credo non ci sia bisogno di particolari presentazioni, abbiamo presenti i suoi studi, basterebbe citare le sue riflessioni sul tema della cultura, che certamente è uno dei contributi su cui abbiamo avuto occasione di riflettere più a fondo e sotto tanti profili. Oggi il professor Rossi ci parlerà della storia europea dopo l'eurocentrismo, quindi, come dire, il tema cruciale di questo convegno, come affrontare in modo nuovo il tema della storia d'Europa, è dunque affrontato immediatamente da questa prima relazione, ponendo l'accento su questo interrogativo, che appunto è quello del dibattito sull'eurocentrismo, che ha in qualche modo assorbito molte energie negli anni scorsi e che oggi chiede in qualche modo forse di indicare nuove prospettive. Io mi fermo subito, ringrazio il professor Rossi di essere stato così gentile da venire e da preparare questa relazione, e a lei la parola. Grazie. Devo schiacciare? Sì. Tre date scandiscono la storia d'Europa e i suoi rapporti con il resto del mondo dopo la lunga stagione dei nazionalismi e della guerra civile europea. La prima data è ovviamente il 1945, quando al crollo della Germania nazista fece seguito la divisione del continente in due fronti contrapposti: da una parte l'Europa centro-occidentale, dall'altra l'Europa orientale, i cui paesi perdettero l'indipendenza trasformandosi in satelliti dell'Unione Sovietica. I confini tra le due Europe erano stati tracciati nella conferenza di Yalta e la loro definizione non diede luogo a conflitti di rilievo, salvo nel caso della Grecia. La divisione geografica tra i due blocchi era abbastanza netta, meno però quella politica. Dal momento che in Francia, come in Italia, si erano formati due partiti comunisti, i quali si proponevano di realizzare una società sul modello più o meno dichiarato dell'Unione Sovietica. Col tempo, però, questo modello fu visto da essi, anche da essi, con sempre minore entusiasmo, e la prospettiva di un'Europa convertita al comunismo finì per tramontare. L'Europa centro-occidentale, il vero cuore del continente, era diventata parte integrante di quello che fu chiamato il mondo libero, il deuteragonista di un Occidente che traeva origine dall'antica solidarietà anglosassone e dal legame che si era instaurato nel corso delle due guerre mondiali
tra la Gran Bretagna e la Francia, ma che aveva ormai il proprio centro di gravità oltre Atlantico, negli Stati Uniti. Tutti i suoi paesi, vinti o vincitori che fossero, furono a lungo impegnati nella ricostruzione delle loro città distrutte e nel miglioramento del livello di vita. Un'impresa che ebbe successo in virtù del sostegno determinante del piano Marshall. Anche la Gran Bretagna usciva dalla guerra stremata, priva dei possedimenti coloniali che aveva creato a partire dal 600, dapprima sulle coste del continente americano, poi nel subcontinente indiano. Nessuno degli stati d'Europa era più una potenza imperiale e la loro sopravvivenza era resa possibile da quello che fu chiamato l'ombrello americano, cioè dall'appartenenza a un'alleanza in chiave anticomunista, il Patto Atlantico, che ne garantiva la difesa dalle mire espansionistiche dell'Unione Sovietica. Così l'Europa centro-occidentale, salvata dal dominio hitleriano, riuscì a sottrarsi anche al dominio dell'Armata Rossa e procedette sulla via della democrazia liberale. In questo quadro fece i primi passi il processo di integrazione europea, ancorché limitato allora alla parte occidentale del continente. Già nel 49, come sappiamo, fu costituito per iniziativa anglo-francese il Consiglio d'Europa, vennero poi la Comunità del Carbone e dell'Acciaio, fondata da Francia, Italia e Germania, primo passo verso la costruzione di un mercato comune europeo. Vennero l'Euratom, l'Unione Doganale del 68, infine l'allargamento alla Gran Bretagna e ad altri paesi, sia nordici che mediterranei. Mentre l'Unione Sovietica faticava sempre più a sostenere i costi del confronto militare con gli Stati Uniti, nell'Europa centro-occidentale si formava una rete di rapporti economici e in parte anche politici che ne facevano un soggetto sempre più autonomo anche nei confronti dell'alleato americano e della sua politica imperiale. Non già che questo processo fosse privo di ostacoli. A lungo la Francia gollista impedì l'ingresso della Gran Bretagna nel mercato comune e più tardi il liberismo del governo Thatcher si contrappose a un'economia fondata sul sostegno pubblico allo sviluppo industriale è inteso a garantire, mediante la piena occupazione, la pace sociale al proprio interno. Quando si consumò il fallimento del comunismo sovietico, l'Europa centro-occidentale aveva ormai acquisito, pur nella diversità e nelle divergenze delle politiche statali, il ruolo di protagonista della politica internazionale. Eppur nel permanere dell'ombrello americano cominciò a delinearsi un progressivo distacco tra le due sponde dell'Atlantico e le rispettive politiche. La seconda data è il biennio 1989-91, dal crollo del muro di Berlino al collasso dell'Unione Sovietica. Essa apre un'epoca di unificazione, in primo luogo tra la Germania di Bonn e la Germania di Potsdam, che fino a poco tempo prima sembravano avviate a diventare due nazioni diverse non soltanto per sistema produttivo e per forma di governo, ma anche per cultura. La Germania centro-occidentale assorbì le Länder orientali, non senza un processo traumatico per gli abitanti e soprattutto per la classe dirigente di questi ultimi. Ma era anche l'Europa a riunificarsi, cancellando di colpo la divisione in due parti assegnate dall'accordo di Yalta
al controllo delle superpotenze vincitrici. E lo era anche, perlomeno in una visione strategica, il mondo intero. L'economia di mercato prevalse sull'economia collettivistica, integrando la fascia orientale dell'Europa e perfino i paesi di quella che era stata l'Unione Sovietica. Analogamente, la democrazia liberale prevalse sul regime comunista, mettendo in luce il suo inestricabile rapporto con la dittatura di partito e il controllo poliziesco. Si apriva l'epoca della globalizzazione, di una globalizzazione declinata in chiave liberistica, e aveva inizio un periodo di sviluppo economico che investiva, ancorché in misura diversa, tutto l'est europeo. In un continente i cui paesi condividevano nelle linee generali il sistema economico come il regime politico, la costruzione dell'Europa come entità sovranazionale assunse ben presto un ritmo accelerato. La Comunità Europea, anzi più tardi l'Unione Europea, arrivò a estendersi dalla Scandinavia alle coste del Mediterraneo, dalla penisola iberica alle repubbliche baltiche e agli stati ex satelliti di Mosca. Ne rimanevano fuori soltanto la Svizzera, la Norvegia con i suoi giacimenti petroliferi sottomarini, la parte interna dell'ex Jugoslavia orfana di Tito, mentre anche la Turchia bussava alle sue porte. Lo Stato nazionale vedeva diminuire il proprio ruolo, stretto com'era tra rivendicazioni regionali e istituzioni europee. Anzi, delle regioni più ricche si assisteva a un movimento centrifugo che metteva in questione la stessa appartenenza allo Stato nazionale. Una serie di trattati stipulati tra il 1999 e il 2001, Schengen, Maastricht, Amsterdam, Nizza, segnava la nascita di un'Europa, se non unita, certamente unificata, e nel 2002 nasceva la moneta comune europea. La terza data è quella del 2007-2008, inizio della crisi economica che, nata negli Stati Uniti, si è propagata rapidamente anche sul suolo europeo. Alla tendenza centripeta del ventennio precedente subentrava la tendenza alla difesa prioritaria degli interessi nazionali e quindi spesso anche il rifiuto dei legami di solidarietà tra i diversi stati dell'Unione. Il processo di integrazione si è arrestato o quantomeno rallentato e oggi l'Europa viene sempre più vista come fonte di regole che soffocano lo sviluppo dei singoli paesi. Al suo interno si delineano non soltanto differenze, ma fronti contrapposti. L'asse centrale della costruzione europea rimane, occorre dire, quello tra Francia e Germania, con i paesi del Benelux al loro fianco. Ma i paesi mediterranei segnano il passo rispetto a una economia più dinamica, capace di resistere alla crisi. In quanto agli antichi paesi satelliti dell'Unione Sovietica, essi sono diventati luoghi di delocalizzazione di imprese alla ricerca di una manodopera a basso prezzo, meno protetta da vincoli sindacali. Lungi dall'avere un centro, l'Europa appare sempre più tripolare. Contemporaneamente, con la Brexit, essa perde o sta perdendo uno dei suoi pezzi fondamentali, attratto dal miraggio dell'antica solidarietà anglosassa. In realtà, la costruzione europea, quale si era venuta delineando negli ultimi decenni del Novecento, si presentava fin dall'inizio squilibrata. Metteva insieme, o cercava di mettere insieme, paesi di dimensione diversa, di sviluppo diverso, di carattere più o meno agricolo oppure industriale e via dicendo. E soprattutto metteva insieme paesi di tradizione differente, sotto il profilo politico come dal punto di vista culturale e religioso,
che si erano combattuti per secoli. Diversi erano perciò anche i loro interessi. All'indomani della guerra, quando gli altri paesi europei non avevano più né colonie né aspirazioni coloniali, la Francia era impegnata a difendere la propria presenza sulle rive meridionali del Mediterraneo, inseguendo il sogno dell'Algérie française, e ancora oggi cerca di intervenire nelle vicende nordafricane. Per il resto essa era e rimarrà impegnata nel sostegno alla propria agricoltura, sempre più bisognosa di sussidi statali e comunitari. La Germania era largamente industrializzata e anche durante il periodo nazista aveva cresciuto il proprio potenziale industriale. L'Italia era divisa tra le regioni industriali del nord e del centro-nord e il sottosviluppo socioculturale di gran parte del sud. E il decollo della sua industria aveva bisogno del costante sostegno dello Stato. La Spagna era ancora sotto il regime fascista di Franco e vi rimarrà fino alla sua morte nel 1975 e alla successiva restaurazione della monarchia. Del resto, le sue regioni avevano alle spalle vicende storiche differenti cui faceva riscontro un diverso grado di sviluppo economico. La Gran Bretagna, precocemente industrializzata, difendeva la propria moneta e Londra si avviava a diventare una delle maggiori piazze finanziarie del mondo. Anche la mappa politica era quanto mai differenziata. Se il caso spagnolo rimase a lungo un'eccezione, non mancavano paesi dal passato collaborazionista come la Norvegia e altri che avevano subito per decenni il dominio sovietico. Né la fede cristiana di gran parte della popolazione europea garantiva una comunanza di dottrine e tantomeno di comportamenti. Ai paesi latini rimasti fedeli alla Chiesa di Roma e alla Polonia, avamposto cattolico proteso verso il mondo slavo, facevano riscontro il protestantesimo transalpino e nella fascia orientale l'ortodossia di origine bizantina. Né mancava una consistente presenza islamica nei Balcani che avrebbe condotto alla separazione tra Serbia e Montenegro e alla nascita di un nuovo Stato, il Kosovo. La strada per l'unificazione effettiva era lunga e spesso si sottovalutarono le sue difficoltà. L'Europa era intrinsecamente plurale, perché tale era stata la sua storia. A ciò si aggiunse un altro elemento. Il fatto che la costruzione europea, quale emergeva dai trattati sui quali essa si fondava, era una costruzione soprattutto economica, priva di un'adeguata base politica. Essa aveva compiuto i primi passi con l'appoggio degli Stati Uniti e in funzione antisovietica. E proprio l'ombrello americano aveva favorito nel lungo periodo intercorso tra il 1945 e il crollo dell'Unione Sovietica, cioè tra la prima e la seconda delle due date a cui facevo riferimento, la ripresa economica e in particolare lo sviluppo industriale dei paesi europei, di quelli alleati ma anche di quelli ex nemici. La difesa dell'Occidente rimase in larga misura delegata alla superpotenza americana e alla NATO, il che riduceva la possibilità dei governi europei di condurre una politica estera indipendente o divergente da quella degli Stati Uniti. Per mezzo secolo l'Europa centro-occidentale, alleggerita dal carico delle spese militari, ha conosciuto una prosperità crescente, anche se in misura diversa da paese a paese, da regione a regione. La forza trainante di questo sviluppo è stata l'industria, in particolare quella automobilistica e più in generale meccanica e quella chimica. Un continente largamente agricolo, dove ancora all'inizio del Novecento lo sviluppo industriale era concentrato in alcune aree chiave, dalla Ruhr
alla Slesia, dal cuore della Francia al Belgio, dall'Italia nord-occidentale alla Boemia, era ormai in grado di competere economicamente e con successo con gli Stati Uniti. Il potere di acquisto e la disponibilità di servizi, il livello stesso della vita quotidiana erano cresciuti in una misura che nel 1945 era difficile poter immaginare. Non già che mancassero differenze tra paese e paese. A pochi decenni dalla sconfitta, la Germania era diventata il cuore economico del continente. E neppure conflitti tra regioni ricche e regioni povere di un medesimo Stato. Il caso dell'Italia è esemplare, ma tutt'altro che isolato. L'economia europea si era però pienamente inserita nel processo di globalizzazione, diventando o dando luogo alla seconda area economica a livello mondiale. Ma l'ombrello americano ebbe a lungo andare anche conseguenze negative. L'assenza di una capacità autonoma di difesa e quindi anche di una politica estera comune garantita dal possesso di una forza armata. Per lungo tempo fu la Francia a opporsi a ogni iniziativa in questo senso. Al timore di un riarmo tedesco e del ritorno agli scontri del passato si affiancava il coinvolgimento nel processo di decolonizzazione culminato nella guerra di Algeria. A questo scopo le serviva la disponibilità di una flotta e di un'aviazione indipendente dall'Europa, al servizio dell'interesse nazionale, anche se questo tendeva a confliggere con la più generale politica atlantica. Così il progetto di una comunità europea di difesa a cui avevano aderito la Germania di Bonn, l'Italia e i paesi del Benelux si infranse già nel 1954 per l'opposizione congiunta del partito gollista e della sinistra francese. Dopo di allora, ed è trascorso oltre mezzo secolo, l'Europa è rimasta priva di una difesa autonoma e per di più ormai priva anche dell'ombrello americano del dopoguerra, che dopo il 91 sembrò superfluo e inutilmente costoso per gli Stati Uniti. Gli sforzi per dare alla comunità europea anche una base politica si ripeteranno in forma diversa all'inizio di questo secolo, ma ancora una volta senza un esito soddisfacente. Il Trattato di Schengen aveva definito i confini di un'area di libero scambio e i trattati successivi introdussero anche il principio di una comune cittadinanza europea che non sopprimeva, ma si affiancava alla cittadinanza nazionale. Sembrava che il tempo fosse ormai maturo per varare una Costituzione comune. E invece il progetto costituzionale sottoposto al referendum in due paesi laici come la Francia e l'Olanda fu respinto e quindi lasciato cadere. L'Europa era un'unione di stati, non uno stato, così come era un'unione di popoli e non ancora un popolo, e poteva sopravvivere, bene o male, anche all'assenza di una Costituzione. Questo fallimento recava con sé anche una lezione, di cui i governi proponenti si resero conto troppo tardi. All'inizio della costruzione europea avevano dato un contributo decisivo politici democristiani come Adenauer, De Gasperi e Schuman. Ai loro occhi l'Europa si presentava come un insieme di paesi legati alla fede cristiana, che doveva difendersi dalla minaccia liberticida del comunismo ateo e anche, in minor misura, da quella del capitalismo statunitense. Ma nel frattempo le cose erano cambiate. Il 68 aveva inciso profondamente su idee e costumi e il processo di secolarizzazione aveva fatto molti passi in avanti. Già dal 500, in verità, la religione aveva cessato di essere un elemento di unità del continente.
anche se le guerre tra le varie confessioni cristiane sono ormai un ricordo del passato, è problematico rivendicare l'unità cristiana dell'Europa. Se la fede religiosa è ancora largamente presente, talvolta è in grado di accendere fiammate di entusiasmo intorno a qualche figura trascinatrice di pontefice, è però lungi dal costituire un fattore identitario decisivo. Quella che prevale, finché prevarrà, è piuttosto la concezione di un'Europa come luogo di convivenza e anche di concorrenza tra religioni diverse, addirittura di convivenza tra l'attaccamento a un'etica di matrice religiosa e l'indipendenza da una fede qualsiasi. Dopo di allora, il tentativo di dare un fondamento culturale ideologico alla costruzione europea non si è ripetuto e l'Europa si è sempre più presentata come un insieme di istituzioni sovrapposte a quelle dei singoli paesi. Un insieme complesso, dalle competenze non sempre ben definite, un luogo di mediazione tra interessi e programmi differenti, nel quale il Parlamento ha esercitato una funzione soprattutto nominale, mentre nel corso del tempo è cresciuto il potere della Banca Centrale, garante del sistema finanziario e della stabilità della moneta unica. Nell'ormai lungo periodo trascorso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il volto dell'Europa è profondamente cambiato, anche, ma non soltanto, a causa del processo di integrazione economica. Si è trasformata in primo luogo la struttura sociale, anche se in maniera e misura diversa da un paese all'altro. Sono mutati i rapporti sessuali e la famiglia e il ruolo della famiglia. È mutato il processo di secolarizzazione. Sono mutate le aspettative che l'individuo ha nei confronti delle istituzioni. È cambiato anche il ruolo dello Stato e reciprocamente le richieste che esso fa o faceva ai cittadini. La struttura sociale non è più modellata né sulla distinzione tra campagna e città, tra agricoltura e industria, né sulla tradizionale gerarchia della fabbrica. La gerarchia occupazionale di operai, impiegati, dirigenti, imprenditori si è modificata in corrispondenza alle nuove esigenze produttive. Anche l'agricoltura si è meccanizzata e in certe misure industrializzata. Si sono formate nuove classi e sottoclassi, prive di un ancoraggio strutturale. La gerarchia intrafamiliare ha ceduto il passo a rapporti più individualizzati, a rapporti di affetto fondati su una libera scelta, ma anche a rapporti conflittuali tra le generazioni. Il 68 non è passato invano. All'articolazione in classi e sottoclassi sulla base del reddito o del livello culturale, penso per esempio alla Bildungsbürgertum tedesca, se ne è affiancata un'altra fondata su classi di età e si sono allungati i tempi di formazione al lavoro come quelli post-lavorativi. L'ingresso nel mondo del lavoro avviene più tardi e spesso l'uscita viene anticipata. Elettronica e informatica hanno enormemente allargato le possibilità di comunicazione a distanza, ma tendono a escludere la fascia più avanzata della popolazione dall'uso degli apparecchi di cui essa si avvale. Mentre in alcuni paesi l'economia rimane fortemente ancorata all'agricoltura, in altri, o meglio in alcune regioni di altri, si è ormai compiuto il passaggio dalla società industriale a una società post-industriale. Nello stesso arco di tempo è andato cambiando anche il rapporto tra il cittadino e lo Stato, o più generalmente tra il cittadino e le istituzioni pubbliche. Queste sono chiamate a fornire sempre più istruzione, assistenza e anche lavoro. Soddisfatti i bisogni primari, lo sviluppo economico ha generato di continuo nuovi bisogni, il cui soddisfacimento è in larga misura demandata al welfare state. E la misura in cui esso è capace di fornire i servizi richiesti,
scuola, assistenza sanitaria, previdenza e via dicendo. Questa misura condiziona la fedeltà del cittadino alle istituzioni, a quelle dello Stato di appartenenza, ma anche per riflesso a quelle della comunità. La crescita dei bisogni e la capacità di soddisfarli attraverso la fiscalità generale, mantenendola però a livelli tollerabili, si sono intrecciati con processi che andavano al di là del potere dei governi. Il primo è l'allungamento della durata della vita, con la conseguente necessità di mantenere una popolazione non più attiva. Un altro è l'aumento della scolarità, con fasce di giovani che affluiscono sempre più numerosi alla scuola secondaria e poi, dopo gli anni 60, anche all'università. Un altro ancora è il progresso della medicina e la possibilità di combattere malattie prima incurabili. Tre processi di per sé positivi, ma che richiedono provvedimenti e investimenti crescenti. A ciò si sono aggiunti nell'ultimo decennio dello scorso secolo altri fenomeni più difficili da prevedere e da governare, soprattutto uno, il progressivo, rapido aumento dei flussi migratori. E su questo occorre dire una parola. L'Europa, dall'Irlanda ai paesi mediterranei, è stata tradizionalmente un'area di emigrazione della forza lavoro in eccesso. Già dalla metà dell'Ottocento, contadini e operai andavano a alimentare il melting pot statunitense o ad abitare campagne e città dell'America Latina. Dopo il 1945 si aggiunse e in parte subentrò un processo migratorio dal sud al nord dell'Europa, soprattutto verso le zone minerarie del Belgio e della Ruhr. Dopo il 1989-91, i paesi dell'Europa centro-occidentale furono investiti da una ben più consistente ondata migratoria, diretta soprattutto verso la Germania riunificata, che proveniva dalle aree agricole della parte orientale, ma anche dalla penisola balcanica e dalla Turchia. E mentre lo sviluppo economico spingeva la popolazione locale verso l'alto, verso professioni e mestieri più qualificati, interi livelli occupazionali sono diventati gradualmente monopolio dei nuovi arrivati. Ciò poneva problemi di integrazione difficili da risolvere, che i diversi governi affrontarono con esito più o meno soddisfacente. La situazione si aggravò quando il progresso tecnologico accentuò, verso fine secolo, il suo carattere labor saving, generando in tal modo non solamente concorrenza, ma anche un conflitto crescente tra vecchi e nuovi abitanti, tra i cittadini tradizionali, schierati a tutela di posti e di possibilità di lavoro e gli immigrati che aspiravano a sostituirsi. Bene o male, però, si trattava pur sempre di flussi migratori intraeuropei, da paesi che erano entrati a far parte della comunità o dell'Unione Europea, o da altri come la Turchia, non ancora islamizzata allora, che aspiravano a entrare. Ma una nuova ondata migratoria era destinata ad aggiungersi all'inizio di questo secolo. Un'ondata migratoria nella quale confluiscono profughi in fuga dalle guerre e dai regimi del Medio Oriente e profughi dalle regioni subsahariane, in fuga dalla fame, dalle malattie, dalle condizioni miserabili delle bidonville che il processo di decolonizzazione aveva lasciato dietro di sé. L'Europa non è stata in grado di offrire né abitazioni né posti di lavoro e d'altra parte essi non avevano acquisito capacità di cui il sistema economico e le imprese potessero avvalersi. Quando sopraggiunse la crisi finanziaria del 2007-2008, anche la disponibilità all'accoglienza venne meno o si ridusse ai minimi termini. Il problema non era più quello di offrire posti di lavoro, ancorché precari e mal retribuiti, ma è diventato quello di riuscire a collocare e a sfamare i nuovi arrivati.
le autorità statali o i poteri locali sono in grado di far fronte in misura sempre minore alle prime necessità. Il resto è stato lasciato alle organizzazioni non governative. A oltre mezzo secolo dalla chiusura dei lager nazisti, le campagne europee hanno assistito al sorgere di nuovi campi di concentramento, anche se a porte aperte, e le città riempirsi di schiere di mendicanti sfuggiti alla fame nei paesi di provenienza per ritrovarsi senza pane nei paesi di approdo. Né l'esportazione del terrorismo di matrice islamica, inteso a punire i paesi europei per la protezione accordata a Israele e più tardi ispirato al vagheggiamento del ritorno a un califfato universale, hanno migliorato la situazione. Come sempre la paura, soprattutto la paura nei confronti dell'altro, ha avuto effetti del tutto negativi. Questi processi hanno rappresentato un trauma anche per la tenuta della democrazia, soprattutto nei paesi che l'avevano conquistata o riconquistata in tempi recenti. Se alla fine del secolo scorso si poteva riscontrare un graduale spostamento dallo Stato nazionale verso i livelli inferiori, cioè i poteri locali, e verso quello superiore, cioè le istituzioni europee, oggi l'entità statale appare agli occhi di gran parte della popolazione uno scudo protettivo nei confronti delle cosiddette autorità di Bruxelles. L'integrazione europea si configura agli occhi di tanti cittadini più come una minaccia anziché come una speranza. Certamente questa diminuita fiducia nelle istituzioni comunitarie ha anche dei buoni motivi. Mentre il processo di integrazione segnava il passo e l'unità dell'Europa si presentava sempre più come un miraggio, la politica comunitaria viene vista come fonte di divieti, di procedure di infrazione, di penalità decise da un apparato burocratico che, privo di responsabilità politica, esercita in realtà funzioni politiche. Il tutto sulla base di una iperlegificazione che si traduce in una miriade di regole anziché procedere per principi. Ne deriva una sostanziale divisione dell'Europa in gruppi di paesi portatori di interessi contrastanti e anche di una diversa epoca economica. I paesi mediterranei, che sono poi anche quelli geograficamente più esposti ai flussi migratori, e i paesi settentrionali, dotati di strutture industriali più solide e capaci anche di offrire posti di lavoro per quanto mal retribuiti ai nuovi arrivati. Un terzo gruppo è costituito, lo accennavo poc'anzi, dai paesi orientali, dove la diffusa nostalgia per la sicurezza e per il pieno impiego offerti dal sistema economico sovietico favorisce la tendenza a un'economia chiusa, fondata sull'autonoma decisione delle autorità nazionali, anche in conflitto con le istituzioni europee. Un posto a sé occupa la Gran Bretagna dopo il censimento che ha decretato il successo della Brexit, il cui governo si è tardivamente reso conto sia delle conseguenze negative di quella decisione, sia della difficoltà di metterla in atto. Lungi dal rappresentare, come era nei propositi iniziali, il ponte tra Europa e Stati Uniti, tra un sistema economico che contempla in certa misura il potere regolatore dello Stato nazionale e un'economia liberistica alla Reagan, essa ha finito per trovarsi priva della solidarietà anglosassone di un tempo e contemporaneamente fuori dell'Europa. Così la costruzione comunitaria, che dall'originaria intesa tripartita fra Francia, Italia e Germania di Bonn aveva condotto alla moneta unica, appare oggi entrata in una crisi profonda. L'obiettivo di un'armonizzazione delle politiche economiche
degli stati ha ceduto il posto a un duplice conflitto, quello tra gli interessi dei singoli stati per l'impiego delle risorse comunitarie e quello tra questi stati e le istituzioni della comunità, Parlamento, Commissione europea, Banca centrale. Lungi dal progredire, il processo di unificazione dell'Europa non si è soltanto arrestato, ha fatto quantomeno un passo all'indietro. E veniamo alle conclusioni. Nel corso degli ultimi anni si è infatti determinato anche un progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche e dei valori sui quali esse si reggevano. All'indomani della crisi economica ha ripreso vigore un nazionalismo dai toni spesso virulenti, sorretto dall'opposizione a Bruxelles e alla sua politica economica intesa a imporre l'equilibrio dei bilanci nazionali. Esso ha messo in crisi i partiti tradizionali, sia quelli democristiani, in particolare cattolici, sia quelli di ispirazione socialista e perfino quelli conservatori, che pure erano stati tradizionalmente diffidenti nei confronti della costruzione europea. Mentre si sta consumando la tragicommedia della Brexit, in molti paesi del continente si diffonde un'ondata populistica diversamente declinata a seconda della latitudine, dal richiamo al popolo, al folk, inteso alla luce del legame tra Blut und Boden, al ribellismo del pueblo sceso in piazza di marca latinoamericana. La Germania, il paese che dopo le riforme di Schröder aveva visto l'affermarsi di una grande coalizione che ne ha accompagnato e favorito lo sviluppo economico, ha assistito con stupore alla crescita di un partito neonazista, mentre in Francia un partito apertamente antieuropeo, difensore di interessi economicamente arretrati, è arrivato alla soglia del potere e soltanto il sistema elettorale maggioritario è riuscito a evitarne il successo. Da parte sua la Spagna, finora fedele allo schema classico dell'alternanza tra partito cattolico e partito socialista, è sconvolta dalla spinta centrifuga della Catalogna e il populismo ha assunto una valenza regionale di opposizione allo Stato nazionale. Più di recente, in Italia la duplice sconfitta del Partito Democratico e della destra conservatrice ha aperto le porte all'improbabile alleanza di due populismi di segno opposto che incarnano interessi economici divergenti. E la Grecia, la prima vittima dell'austerità imposta dalla crisi, aveva fatto da battistrada con la demagogia della Siriza e il duro programma di risanamento imposto dalla Troica per evitare il fallimento dello Stato. Ma l'ondata populistica ha invaso soprattutto i paesi dell'Europa orientale, dalla Polonia all'Ungheria, ieri anche all'Austria di Haider e oggi perfino alla Slovenia di Sarek. Certamente gli Stati europei risultano tuttora governati democraticamente, nel senso che hanno parlamenti elettivi e governi che hanno ottenuto la fiducia dei parlamenti. La partecipazione al voto è però generalmente in calo e sempre più l'esito delle elezioni è frutto, se non di manipolazioni, perlomeno di aperte spinte emotive occasionali. Le permanenti difficoltà economiche di quelle che erano state le democrazie popolari di stampo sovietico sono sfociate, dopo oltre un ventennio, in un populismo esplicitamente antidemocratico che appare sempre più l'erede di una ideologia di stampo nazista. Fin dal Settecento l'Europa è stata la culla della democrazia moderna, di una democrazia rappresentativa che poteva convivere sia con la forma di governo monarchico, come in Inghilterra e in Olanda, ma anche nella penisola iberica e nei paesi scandinavi, sia con quella repubblicana. Questo sistema politico, ispirato alle idee dell'illuminismo, si era ben presto esteso al di là dell'America, resistendo al duplice trauma della rivoluzione anti-inglese e della guerra di secessione.
e nel Novecento ha trovato il proprio baluardo negli Stati Uniti. Verso la fine del secolo scorso, si diffuse perciò la convinzione che la democrazia costituisse il culmine dello sviluppo politico costituzionale e che presto o tardi si sarebbe imposta ovunque infrangendo le resistenze superstiti. Il sistema non era certamente perfetto, si prestava a giochi di partito e a gruppi di interessi, lasciava largo spazio alla corruzione. La crescita dei suoi compiti alimentava un ceto politico per lo più parassitario, ma garantiva al tempo stesso l'esercizio dei diritti dei cittadini, anzi ne consentiva la graduale estensione. Ma esso consentì la graduale estensione del diritto di voto agli stati sociali inferiori e ai cittadini di entrambi i sessi, e l'affermarsi di nuovi diritti, diritti sociali, ma anche diritti squisitamente individuali. Si parlò allora di ondate successive di diffusione della democrazia e perfino ingenuamente di fine della storia. E invece le cose stanno andando diversamente. I movimenti di ispirazione etnica, ispirati al rifiuto dell'accoglienza e dell'integrazione di estranei, dilagano in tutta Europa, specialmente nei paesi meno sviluppati economicamente, che sono poi anche di solito quelli in cui la democrazia liberale non si è storicamente radicata. La pseudodemocrazia elettronica, esercitata da un elettorato che non è in grado né si propone di valutare i programmi dei diversi partiti, di vagliarne condizioni e conseguenze, sta aprendo la strada a regimi illiberali, in grado di controllare l'informazione e i giudizi che essa veicola. I tradizionali centri di formazione politica, siano esse le sezioni di partito, le associazioni professionali o magari le parrocchie, appaiono sempre più impotenti rispetto alla comunicazione istantanea dove l'antica ars disputandi ha ceduto il posto alle interiezioni e ai tweet. Questo, si dirà, non è soltanto il destino dell'Europa, ed è vero. Il populismo, l'appello demagogico alla folla, il controllo dell'informazione, la repressione del dissenso, il carcere inflitto agli avversari politici sono fenomeni che in forma e in misura differente si stanno diffondendo in tutto il mondo a partire dai confini orientali del continente europeo, fino all'alleato di un tempo, gli Stati Uniti. L'America di Roosevelt, di Kennedy, di Clinton, di Obama ha ceduto il posto all'America di Trump, che guarda la costruzione europea non come un alleato di lunga data, ma come un pericoloso concorrente sui mercati internazionali e quindi come un avversario. Il suo crescente nazionalismo economico, il ricorso a sanzioni economiche adottate o minacciate, la prospettiva dell'uso delle armi nucleari contro questo o quel paese, dalla Corea del Nord all'Iran, il sostegno offerto alla politica sionistica o ai paesi sunniti contro l'Islam sciita, tutti questi fenomeni segnano la distanza crescente tra Europa e la politica americana. E sulle frontiere orientali, oltre gli antichi satelliti dell'Unione Sovietica affetti dal montare di una crescente ostalgia, si è ormai affermato stabilmente un regime altrettanto populista, erede dell'impero zarista e della sua politica di espansione, al quale fa riscontro un'alleata, una Turchia nuovamente islamizzata che ha sostituito la Turchia laica di Atatürk e dei suoi eredi. Ancora più in là, oltre il vicino Oriente, impegnato in una serie di guerre senza prospettive, c'è la Cina, dove si assiste all'inedito esperimento di un'economia di mercato alla quale si coniuga non con la democrazia liberale, bensì con l'autocrazia di un partito.
Il panorama che offre oggi l'Europa è quella di un continente diviso, diviso negli stati tradizionali e in blocchi geopolitici. Ed è anche un continente politicamente in bilico, in un mondo che si sta lasciando alle spalle il sistema di governo democratico, ma soprattutto la difesa delle libertà individuali. L'Occidente, fondato sulla solidarietà tra le due sponde dell'Atlantico settentrionale, non esiste più. Gli interessi primari degli Stati Uniti si sono spostati verso altre aree del globo, dal Medio Oriente all'Asia sudorientale, e molto spesso i paesi europei non li condividono né condividono le politiche americane. Lo stesso patto atlantico sembra aver esaurito la propria funzione, se non nella protezione che ancora può offrire ai paesi dell'Europa orientale minacciati dalla ripresa della politica espansionistica della Russia. L'ombrello americano è diventato superfluo e nella misura in cui permane è spesso di impedimento alle relazioni economiche che l'Europa ha instaurato o si propone di instaurare con i paesi del Medio Oriente. Sempre più l'Europa e i paesi impegnati nella costruzione di un'entità sovranazionale europea si trova immersa nel processo di globalizzazione e condizionata dalle sue vicende. Da un secolo ormai essa ha cessato di essere il centro del mondo. Basti pensare al fatto che mentre la guerra del 14-18 ha avuto come teatro esclusivo, o quasi, il continente europeo, quello del 1939-45 si è combattuta su due distinti scacchieri, l'Europa e l'Estremo Oriente. Per molti decenni dopo il 45 si è creduto, forse ci si è illusi, che quello europeo fosse almeno un modello di sviluppo esportabile, il modello di una società aperta, dove la crescita economica potesse accompagnarsi a programmi riformatori condivisi. Oggi ci accorgiamo che il mondo va piuttosto in un'altra direzione, che in gran parte dei paesi i diritti dei cittadini si restringono e spesso non sono tutelati, che l'economia prospera piuttosto in simbiosi con governi non democratici, che le diseguaglianze sociali mutano, ma nel complesso crescono. È uno scenario che può non piacere, ma del quale è necessario essere consapevoli prima di dover spargere lacrime sulla finis Europa. Grazie. Grazie al professor Tagliaferri per l'ampio quadro che ci ha prospettato, per l'elenco finale dei problemi che ci ha proposto e ricordato, e anche per le conclusioni che sono, direi, anche piuttosto drammatiche. Ma proprio per questo sono, come dire, conclusioni che ci interrogano profondamente, come studiosi, ma anche come osservatori e protagonisti del nostro tempo. Quindi, in qualche modo, credo proprio che la sua ampia relazione funga bene anche da introduzione a un dibattito che è anzitutto su queste osservazioni finali che indicano una prospettiva, uno scenario, ahimè, ai noi, quello della finis Europae, ma anche, diciamo, nel senso che ha posto comunque sul tappeto una serie di problemi che credo ritorneranno ampiamente nelle prossime relazioni. Ora la parola al professor Tagliaferri, siamo molto contenti che sia qui, che ci faccia ascoltare le sue riflessioni. Il professor Tagliaferri è studioso della storia britannica, è studioso di teoria e storia della storiografia e credo che le sue diverse competenze si incroceranno nella relazione che ascolteremo. Grazie. Aspetta, mettiamo qui. Va bene? Ok. Grazie professore Giovagnoli. Comincerò con un rapido chiarimento sul titolo e sul tema della mia relazione, che è l'espansione
europea nella prospettiva della nuova storia globale. Una delle sorgenti da cui ha tratto ispirazione la reviviscenza della World History in corso da un trentennio va individuata nella riconcettualizzazione in chiave policentrica, che ha investito nello stesso periodo il campo degli studi relativi a The Expansion of Europe. L'espansione europea, evocata nel titolo del mio intervento, vuole riferirsi infatti all'oggetto d'indagine di una ben definita tradizione storiografica britannica, nella quale si sono formati esponenti della nuova storia globale come Christopher Bailey e John Darwin, autore di un importante libro su ascesa e caduta degli imperi globali dal 400 al dopo Guerra Fredda. Ho scelto di intervenire al seminario e in particolare a questa sessione che è sui nuovi paradigmi per lo studio della storia europea, abbozzando un profilo di tale tradizione, perché ritengo che da essa si possano desumere indicazioni utili a sottrarre il dibattito sul posto dell'Europa nella storia mondiale alla falsa alternativa in cui rischia di impigliarsi tra la polemica richiesta di provincializzare l'Europa e la critica riproposizione di una centralità europea che esige di venire ripensata. Ricalcato su The Expansion of England, titolo delle famose lezioni pubblicate nel 1883 dal fondatore della storiografia imperiale John Seeley, The Expansion of Europe è il nome di un paper d'esame istituito a Cambridge nel 1945. Esso è il progenitore dell'attuale paper 21 dello Historical Tripos, l'esame di storia di Cambridge. Sì, ok. Sì, l'attuale paper 21 dell'esame di storia di Cambridge, che si intitola Imperi e storia del mondo, e corrisponde all'esame di storia del mondo dalla colonizzazione delle Americhe alla Grande Guerra. Secondo il programma originario, quello del 1945, i corsi relativi all'espansione avrebbero trattato dei contatti dei principali paesi europei, inclusa la Russia, con il resto del mondo dal 1400 in poi. Loro argomento sarebbero stati, cito, i viaggi di esplorazione, i pertinenti movimenti missionari, umanitari e politici, lo sviluppo dei traffici transoceanici, la reazione dei paesi extraeuropei all'influenza europea, la fondazione degli imperi coloniali e la politica imperiale dei paesi europei, i problemi riguardanti l'autogoverno delle popolazioni native, SIC, le relazioni internazionali afferenti alla sfera coloniale. Ma per intendere le implicazioni dell'innovazione didattica bisogna soffermarsi sui motivi e sugli atteggiamenti intellettuali degli artefici del suo attecchimento. Tra questi un posto di rilievo spetta ai giovani John Gallagher e Ronald Robinson, che a partire dal 1953, anno di pubblicazione del loro celebre saggio sull'imperialismo del libero commercio, e per un trentennio, svolgono insieme a turno i corsi di base dedicati alla presentazione sintetica e all'inquadramento macrostorico del fenomeno dell'espansione europea. L'esigenza di introdurre il suo studio a Cambridge nasceva dall'incapacità della storia imperiale convenzionale di rispondere agli interrogativi sollevati dai cambiamenti in corso nella posizione dell'Europa in Africa e in Asia, di cui tanti allievi e giovani docenti dell'università avevano fatto esperienza sui fronti della guerra mondiale. Sotto accusa era una rappresentazione della storia coloniale focalizzata sulle vittoriose gesta di colonizzatori, missionari e mercanti europei, entro cui indiani e africani facevano da sfondo. Finalità principale del paper era dunque allargare il contesto analitico dei differenti tipi di iniziativa e influenze europee, facendovi rientrare l'apporto di forze non europee, riconosciute ora in grado di interagire con loro, condizionandone dispiegamento ed esiti. Un esempio di tale approccio è offerto dalla teoria dell'imperialismo di Gallagher e Robinson. Suo tassello essenziale è l'enfasi sulle fondamenta non europee dell'imperialismo europeo, ovvero sulla sua dipendenza da una pluralità di forme di collaborazione, dunque di compromesso e negoziazione, che coinvolgevano attivamente i non europei. Come ha messo in rilievo la ricerca influenzata dalla scuola di Cambridge, la necessità di renderne partecipi strati dell'elite autoctone conferì al controllo coloniale la fisionomia di una cross-cultural enterprise. Ciò spiega perché le rappresentazioni dell'altro non europeo, rinvenibili nella retorica di legittimazione dell'impero, smentendo in parte le tesi di Said, si astengano di norma, almeno nel caso britannico, dal ricorrere agli stereotipi denigratori del differenzialismo e del razzismo.
La consapevolezza del carattere interattivo della relazione di potere coloniale si rivela così imprescindibile per una trattazione non preconcetta del tema della cultura dell'imperialismo salito al vertice dell'agenda degli studi europei nell'ultima generazione. La propensione a collegare entro una cornice interpretativa unitaria, dinamiche in atto negli scenari europei e non europei dell'espansione, lascia tralucere un secondo aspetto qualificante del paradigma degli expansion studies, che è l'ambizione olistica, l'ambizione sinottica. Il richiamo esercitato dalla neonata disciplina nel dopoguerra rifletteva certo un crescente interesse per i mondi extraeuropei e dunque i prodromi di un trend che dagli anni 60 si sarebbe incanalato negli studi d'area. Ma lo scopo per il quale l'esame era stato concepito era delineare l'orizzonte storico universale in cui dovevano trovare posto gli approfondimenti relativi a singole regioni extraeuropee e all'impero britannico. Al cuore dell'idea di storia universale degli storici di Cambridge del dopoguerra è facile scorgere una perdurante tendenza di matrice vittoriana e rinnovata in anni più vicini da Arnold Toynbee a immaginare l'espansione come un fenomeno unitario, identificandovi altresì il processo, il vettore di un processo di unificazione planetaria che si compie nell'età contemporanea. Anche per Gallagher e Robinson, l'entità che si espande, sospinta in particolare dalle energie espansive della società industriale britannica, è la Western Civilization. E le multiformi irradiazioni delle sue energie sociali costituiscono parti di una totalità, entro cui l'imperialismo informale o formale, a seconda delle condizioni delle aree extraeuropee, adempie la funzione politica di integrare nuove regioni quando a tale scopo se ne richieda l'ausilio. Sì. Nel suo slancio olistico, la scuola di Cambridge concepiva altresì le manifestazioni temporali dell'espansione come momenti di una vicenda che abbracciava insieme età moderna ed età contemporanea, le sue manifestazioni spaziali come ramificazioni di un singolo movimento, le subcorrenti nazionali come partecipi di una comune opera europea, i poli di irradiamento e le zone di destinazione dell'espansione come articolazioni di un unico grande teatro ecumenico di interazioni transregionali e transculturali. Un siffatto atteggiamento, che ho definito olistico, appare particolarmente pronunciato in John Gallagher, che è mentore accademico sia di Bailey che di Darwin. Secondo la testimonianza degli allievi, nel suo insegnamento Gallagher si serviva dell'approccio globale all'espansione europea per farne l'asse ricostruttivo di una visione d'insieme della storia mondiale. Era solito inaugurare il suo corso avvertendo gli uditori che argomento reale delle lezioni sarebbe stata la storia dell'intero gruppo di civiltà che si estende da Tokyo a Tipperary, in Irlanda. Questo prezioso schiarimento allude a uno spazio emisferico nel quale, a differenza che nei paesi nuovi, dove l'Occidente si espanderebbe per acquisizioni omogeneizzanti, i contatti che esso ha con i mondi extraeuropei mostrano la fisionomia di contatti fra civiltà. Ma tale circostanza non rileva soltanto perché condiziona la dinamica dell'espansione. Le civiltà eurasiatiche sono le coprotagoniste di una storia comune, che, se riceve la sua trama unitaria dall'espansione occidentale, possiede un significato ulteriore che consiste nel loro finale convergere e integrarsi nella contemporanea società mondiale. A rendere più espliciti i presupposti del paradigma originario della storiografia dell'espansione sono stati due suoi cultori non britannici. La definizione forse più compiuta del concetto di geschiedenis van der europese expansi è stata avanzata da Henk Wesseling, descrivendo la missione dell'omonimo centro fondato a Leida nel 74. Studiare l'espansione, secondo lo storico olandese, equivaleva a indagare tre ordini di fenomeni: gli incontri fra differenti civiltà, la loro reciproca influenza, il loro sviluppo verso un singolo sistema di civiltà globale e universale. Su un ulteriore elemento chiave del paradigma getta luce un'osservazione di Philip Curtin, che dalla metà degli anni 50 inizia anch'egli a tenere un corso su The Expansion of Europe in varie università americane. Per lo studioso della schiavitù atlantica, l'assunto della nuova disciplina era che l'impatto dell'Occidente fosse stato il fattore più importante della storia di tutti i paesi che l'avevano subito e il fattore unificante dell'intero passato recente delle società extraeuropee. Focalizzandosi su di essa, sull'impatto dell'Europa o dell'Occidente, la disciplina avrebbe perciò potuto aspirare a una trattazione organica della storia del mondo moderno e contemporaneo.
Pur concedendo dunque ai non europei una capacità reale di interagire con l'Occidente, la concettualizzazione dell'espansione, imbalsa agli albori della decolonizzazione, poggiava su una impalcatura teorica che manteneva confinata dentro precisi limiti la loro agentività, descritta in termini di reattività a scosse esogene, di mondi di per sé stagnanti, lasciando largamente intatti antichi stereotipi e relegando ancora il passato anteriore all'incontro con l'Occidente a una storicità diversa da quella europea. La persistenza di tali stereotipi non andrebbe dimenticata quando, davanti agli eccessi dei critici radicali dell'eurocentrismo, rischiamo di rimpiangere indistintamente il tempo in cui, nelle rappresentazioni storiche generali, l'Europa manteneva un posto centrale. Mi limito a un esempio tratto da un manuale universitario di storia contemporanea su cui ho studiato, il volume di Alberto Caracciolo sull'età della borghesia e delle rivoluzioni, pubblicato dal Mulino nel 79. Nel paragrafo intitolato «La civiltà europea decolla», poteva leggersi che, a partire dal Settecento, con la rivoluzione industriale, si era introdotta nel mondo la divisione, cito, tra una parte dell'umanità sottosviluppata, inchiodata a una sostanziale staticità e ripetizione della propria condizione, e un'altra implicata in una dinamica di sviluppo ininterrotto, assurta a posizione dominante su tutte le altre, compresi quei popoli, musulmani, indiani, cinesi e giapponesi, che conservavano gli elevati livelli delle loro civiltà tradizionali. La categoria di tradizionale, appunto, è al centro della visione dell'espansione di Gallagher e Robinson, che troviamo compendiata nell'epilogo di un saggio sulla spartizione dell'Africa apparso nel 62 nella New Cambridge Modern History 62. Secondo i coautori, nelle regioni del mondo totalmente non europeo, ossia Asia e Africa, l'espansionismo europeo dell'Ottocento era stato il motore del cambiamento sociale, al quale risalivano la rivoluzione mondiale in atto sulla scena contemporanea e del quale cambiamento sociale, i nazionalismi sociali erano destinati a diventare gli ausiliari, tanto da poter essere considerati, cito, la continuazione dell'imperialismo con altri mezzi. Le forze perturbatrici sprigionate dall'espansione europea sulle strutture indigene avevano adempiuto la funzione di aprire squarci negli involucri di società dominate dalla tradizione, sottoponendole al trattamento a base di sberle e spintoni, necessario a smuoverle dalle posture tradizionali, a trascinarle in un'era di cambiamento. La forza d'urto dell'espansione aveva dunque innescato rapidi processi di ascesa di nuove elite, mutamento di valori, nonché conflitti fra potentati tradizionali e gruppi emergenti, mettendo i non europei di fronte a ciò che Gallagher e Robinson chiamano, con un'espressione di Toynbee, the Western Question, ossia una scelta circa l'atteggiamento da prendere verso la modernizzazione europeizzante. Proprio nelle risposte alla questione d'Occidente, Gallagher e Robinson individuano il terreno di esercizio, il circoscritto terreno di esercizio della ritrovata agentività dei non europei e situano il locus dell'interazione fra le civiltà messe in contatto nell'espansione. Va da sé che l'opzione che riscalda il cuore dei due studiosi inglesi non è la risposta romantica, reazionaria, dei movimenti che reagiscono al trauma del cambiamento opponendolisi integralisticamente come il madismo sudanese, ma un ventaglio di risposte più positive che vede protagonisti, cito, i più duttili nazionalismi dell'Egitto e del Levante, gli occidentalisti confuciani di fine Ottocento, l'Indian National Congress delle origini, le chiese separatiste d'Africa, le chiese non missionarie. Ad accomunare questo tipo di risposte è il tentativo dei loro autori di usare le risorse offerte dall'incontro dell'Occidente per riformare la propria personalità, sono parole ovviamente di Gallagher e Robinson, e rientrare in possesso dei propri poteri, che configura una strategia di sofisticata collaborazione, in virtù della quale i non europei stessi assurgono ad agenti dell'espansione europea nel momento in cui si sforzano di declinarla secondo propri codici culturali e piegarla alle proprie convenienze. Secondo l'interpretazione esocentrica dell'imperialismo di Gallagher e Robinson, la novità delle crisi locali prodotte dai risvegli protonazionalistici, imputabili alla precedente fase delle espansioni, spiega perché a fine Ottocento gli europei diventassero più propensi a imboccare la strada dell'imperialismo formale. Gli espansionisti non si mostrarono abbastanza creativi da proseguire verso i nuovi gruppi emergenti la vecchia politica che aveva scommesso sull'alleanza con gli elementi più dinamici delle società extraeuropee.
e un sintomo della scemata creatività, fu il rifiuto di vedere nelle turbolenze che agitavano il resto del vecchio mondo altro che, cito, i sintomi della decrepitezza e del collasso. Per Robinson e Gallagher, invece, i risvegli, awakening, interessante la terminologia utilizzata, secondo Robinson e Gallagher, i risvegli tardo-ottocenteschi rivelano l'esistenza nelle società afroasiatiche di germi di crescita destinati a maturare nel moderno nazionalismo coloniale che continua l'opera prometeica dell'imperialismo industriale. Non si può non rilevare però come nella loro argomentazione gli unici germi di crescita reperibili nel suolo non europeo restino ancora quelli impiantati ex novo dall'iniziativa europea. Sottolineare i limiti dello sforzo genuino di superamento dell'eurocentrismo dei fondatori della scuola di Cambridge è indispensabile per misurare i passi compiuti dai loro successori in direzione di un'integrale storicizzazione dell'espansione europea. Il ripensamento di cui il paradigma è stato fatto oggetto dalla metà degli anni Ottanta è illustrato dal programma dell'odierno corso di World History, Imperi e Storia del Mondo dal 400 al 1914, in cui, come dicevo, si è evoluto l'esame istituito nel 1945. Gli ideatori del corso, cui è palese l'apporto di Bailey, continuano a pensare che l'ascesa del mondo europeo a una posizione dominante sia il motivo unificante della storia dell'umanità nel periodo in cui nacque il mondo moderno. Cito dalla guida dello studente. La novità cruciale sta nel fatto che il corso si ripromette di trattare di Expansion of Europe in connessione con grandi mutamenti e sviluppi che interessarono anche le altre società mondiali, a cominciare dal consolidamento degli imperi asiatici nella prima età moderna. Nella versione aggiornata, il paradigma espansionista si rivela cioè in sintonia con l'istanza primaria del revival della World History, che consiste nell'invito a reimmaginare le interazioni transculturali catalizzate dall'iniziativa occidentale, da cui sorge la società globalizzata, come la convergenza, la confluenza e la coalescenza delle intere storie di una pluralità di dinamici spazi macroregionali. Il corso su Empire and World History Empires and World History conserva dunque come asse le vicende degli imperi coloniali europei ancora oggi e tuttavia si professa non eurocentrico in quanto, cito, estende la categoria di impero, così da includere tra le forze in campo le espansioni correlate ai processi di empire building e culture building patrocinati da ottomani, mogul, Qing e altre compagini politiche non occidentali. Mentre, insomma, il corso non cessa di riservare un posto centrale ai fenomeni di resistenza e adattamento all'espansione europea e alle modernità non occidentali che se ne generano, le reazioni ad essa, le reazioni all'espansione, non vengono più interpretate in funzione del social change indotto dall'impatto dell'Europa, ma come momenti di preesistenti correnti di vita storica che hanno per artefici i non europei. Va ribadito che nella nuova storiografia dell'espansione la rivalutazione delle prestazioni di culture, economie, stati non europei non mira a revocare in dubbio l'eccezionalità relativa del caso europeo e la temporanea preponderanza degli europei nelle gerarchie mondiali. Essa risponde all'esigenza di riconsiderare cronologia, geografia, morfologia e lasciti alla storia successiva delle interazioni globali che scandiscono ascese e declino del predominio europeo alla luce dei risultati degli studi d'area. Questi ultimi hanno documentato la compresenza nel resto dell'Eurasia, nella prima età moderna, di dinamiche di cambiamento ritenute un tempo appannaggio dell'Europa. Li si giudichi o meno passaggi alla modernità, analoghi all'esperienza europea, nell'orizzonte della scuola di Cambridge tali cambiamenti sollevano di per sé due interrogativi. Che relazione vi fu tra l'instaurazione del controllo europeo e le trasformazioni di più lunga durata, nelle quali i mondi europei ci appaiono adesso coinvolti? E in che maniera l'antecedente mutamento endogeno contribuì a definire i termini in cui la questione d'Occidente si pose alle altre società eurasiatiche e influì sulle loro reazioni alla sfida della europeizzazione? Le strategie utilizzate per rispondere a queste due domande sono documentate da Dopo Tamerlano, il libro di Darwin cui ho fatto riferimento all'inizio, pubblicato nel 2007, che ritengo il maggior tentativo di risistemazione del campo degli expansion studies fin qui compiuto. Mi concentrerò
su due aspetti di un'opera di grande complessità, in cui emergono con particolare evidenza l'allargamento della categoria di interazione dinamica e la ridefinizione in senso policentrico del paradigma espansionista, vale a dire l'interpretazione della genesi della dominazione britannica in India e l'interpretazione dei programmi di autorafforzamento mediante adozione di metodi europei perseguiti dagli imperi asiatici nell'Ottocento. Darwin inquadra la formazione del Raj britannico nel contesto di un epocale cambiamento nei rapporti di forza fra società europee e società non europee, collocabile fra la guerra dei sette anni e la prima guerra dell'oppio. Questa rivoluzione eurasiatica, così la chiama Darwin, coincide con la fase iniziale della transizione dal tipo di connettività globale intessuto dagli europei nel quarto di millennio successivo alle esplorazioni oceaniche, durante il quale tra le società dell'Eurasia persiste una situazione di equilibrio, all'ordine mondiale eurocentrico affermatosi nei decenni anteriori al 14. La rivoluzione eurasiatica è bensì il periodo in cui le relazioni globali iniziano a risentire degli effetti della rivoluzione industriale, ma di importanza primaria è per Darwin la rivoluzione geopolitica segnata dalla progressiva intensificazione, mondializzazione e radicalizzazione delle lotte intereuropee sfociante dopo la sconfitta di Napoleone nella tendenziale limitazione della conflittualità internazionale e ideologica tra stati europei che lascia Inghilterra e Russia libere di perseguire le loro ambizioni espansive verso Oriente. Sul più ampio fronte extraeuropeo, la rivoluzione geopolitica rimuove barriere che ancora ostacolano l'espansione, come ad esempio la compartimentazione mercantilistica del commercio mondiale. Per quanto riguarda gli equilibri tra le società regionali del vecchio mondo, l'ulteriore novità rivoluzionaria del periodo è che potenze europee intraprendono per la prima volta la costruzione di imperi territoriali in Asia e Africa. Nel caso dell'India, la novità geopolitica si rivela frutto dello specifico intreccio sinergico che viene ora a stabilirsi tra l'accresciuto movimento espansivo degli europei e peculiari dinamiche macroregionali riconducibili alla pace Mogul della prima età moderna e alla crisi in cui essa entra dal tardo Settecento. Per Darwin, la chiave per comprendere il significato della rivoluzione eurasiatica nel subcontinente sta nella corretta diagnosi delle vicissitudini dell'impero islamico, resa possibile da una storiografia che ha sfatato la leggenda nera che l'India fosse sprofondata in un caos di disintegrazione politica e declino economico da cui solo la conquista europea l'avrebbe risollevata. La tesi di Darwin è che le forze centrifughe che disarticolano lo spazio imperiale Mogul in una pluralità di stati contendenti, tra i quali a metà Settecento si inserirà la Compagnia delle Indie, erano il prodotto di processi di sviluppo demografico, agricolo, manifatturiero e urbano, dell'integrazione dell'India nelle reti dei traffici mondiali, dell'ascesa di una classe di proprietari fondiari e di forme di capitalismo commerciale, che erano stati favoriti dalla grande opera di unificazione e organizzazione interna del paese avviata dai Timuridi nel Cinquecento. I cambiamenti politici che fanno da sfondo all'avvento del colonialismo europeo rifletterebbero dunque uno spostamento degli equilibri di potere a vantaggio di nuove elite periferiche, protagoniste di una nuova fase di state building asiatico, contraddistinto dal tentativo di adattare l'ideologia e le istituzioni della fase imperiale alla scala provinciale. Alle origini della dominazione europea vi è la trasformazione della compagnia in uno degli emergenti stati regionali di nuovo modello in lotta per l'eredità dell'impero islamico. Cogliere in quale misura l'espansione europea intercettasse preesistenti correnti di mutamento politico, sociale ed economico autoctono ed è essenziale per Darwin per venire a capo dell'eccezionalità del caso indiano. In India, infatti, la conquista, precocemente iniziata a metà Settecento, si prolunga fino alla vigilia della ribellione dei Sepoi. Prosegue, cioè, dentro il nuovo periodo della storia dell'espansione, intermedio tra rivoluzione eurasiatica e nuovo imperialismo di fine secolo, durante il quale gli europei si mostrano riluttanti ad acquisizioni territoriali in Afroasia. Perché la superiorità europea desse luogo al tentativo di prendere il controllo di territori non europei, argomenta Darwin, occorreva che si realizzassero talune condizioni
che attenevano allo stato di quei territori e alla disponibilità dei paesi metropolitani ad addossarsene gli oneri. E la presenza di tali condizioni nel caso dell'India non è attribuibile all'arretratezza della società indiana, ma al contrario a quei tratti di modernità che alla società indiana venivano dal periodo coloniale. L'apertura dell'India ai traffici globali e la sua evoluta vita commerciale e finanziaria, ad esempio, fecero sì che nelle province costiere la compagnia potesse contare sulla collaborazione di dinamiche elite economiche locali. E ancor più notevole è quanto i vantaggi che la compagnia sfruttò per espandere il suo potere nel massiccio intercontinentale del paese derivassero da sviluppi che l'India aveva conosciuto durante la prima età moderna, come ad esempio l'esteso sistema creditizio che aiutò i britannici a finanziare le proprie guerre. La compagnia poté adoperare il gettito monetario derivante dal sistema di tassazione della terra di origine mogul per alimentare la sua macchina fiscale militare, dando luogo a un'espansione territoriale che si autosostentava a carico della società indiana anziché del contribuente inglese, senza cadere nella trappola del sovradimensionamento imperiale. Anche il reclutamento di una fanteria indigena, i sepoi, leale al datore di lavoro straniero, presupponeva che il mestiere delle armi si fosse venuto sufficientemente specializzando ed emancipando dalla devozione a capi clan. Ma l'espressione più significativa della fluidità e del dinamismo donde l'espansione europea attinge la sua energia, diciamo, in India, rimangono per Darwin i diversi tipi di elite tra le cui fila i colonizzatori selezionano i loro partner strategici, come la nuova classe media indù che ascende ai vertici della società bengalese. Alcuni storici, tra cui Bailey, si sono spinti molto avanti nel tentativo di ribaltare lo stereotipo di un'India immobile, spettatrice passiva della conquista, e hanno sostenuto che la collaborazione di strati della società indiana all'edificazione del regime coloniale sarebbe in continuità con gli sforzi che le elite modernizzatrici venivano compiendo già da tempo per rimediare all'instabilità politica della regione e modificare a loro vantaggio i rapporti di forza nel subcontinente. Darwin non esagera fino a tanto il coprotagonismo dei colonizzati, diciamo, sai, un po' di terminologia di gergo, diciamo. Non c'è dubbio però che anche per Darwin l'espansione britannica in India ebbe successo perché in sintonia con le trasformazioni promosse o auspicate dalle forze locali cui doveva appoggiarsi. L'imperialismo si pronunciava, insomma, per parafrasare Gallagher e Robinson, come la continuazione della via indiana alla modernità con altri mezzi. Il tema della continuità e della resilienza delle storie degli imperi ottomano, persiano, cinese, giapponese nel periodo posteriore alla rivoluzione eurasiatica ha un rilievo centrale anche nelle pagine che Darwin dedica alle loro risposte alla sfida dell'europeizzazione. Per Darwin, il caso di successo del Giappone non è un unicum rispetto a una serie di fallimentari tentativi di fermare il declino delle compagini imperiali, ma l'estremo di un continuum di iniziative riformatrici il cui bilancio presenta non trascurabili luci in mezzo alle prevalenti ombre. Di nuovo, il punto essenziale della sua argomentazione è che il lascito ininterrotto delle esperienze di consolidamento, ricostruzione, espansione e trasformazione interna vissute dagli spazi imperiali non europei nell'età dell'equilibrio rese disponibili agli imperi risorse di legittimità decisive per reggere l'impatto dell'Occidente in misura almeno tale da consegnare agli stati nazionali successori eredità non trascurabili. Gli europei si trovavano qui di fronte antichi regimi bisognosi di rinnovamento, non a stati al collasso e fatiscenti. Gli statisti Qing e ottomani non si misuravano con la questione di Occidente, potevano fare affidamento su tenaci tradizioni di autonomia politica e culturale e perciò sfuggire all'alternativa tra mettere a rischio la solidarietà interna somministrando ai sudditi una ricetta straniera incapace di suscitarne la lealtà e soccombere all'aggressione degli europei per il rifiuto di seguirne i modelli. I modernizzatori asiatici furono invece in grado di innestare nuovi metodi sul ceppo di un passato ancora vitale e ciò contribuì a fare sì che le loro fatiche non andassero del tutto perse. Mi limito ad un solo esempio, all'esempio della Cina per varie ragioni. Le stagioni
argomenta Darmi che le stagioni riformatrici che si susseguono nell'impero manciù dagli anni 60 dell'Ottocento favorirono l'integrazione della gente provinciale in un'elite imperiale resa più omogenea da un crescente tasso di sinizzazione e valsero a preservare l'ingente forza residua che la Cina traeva da una cultura unificata e da un sistema politico relativamente funzionante. Le iniziative occidentalizzanti sono perciò da annoverare tra i fattori chiave della resistenza che la Cina imperiale seppe opporre in definitiva alla degradazione a periferia coloniale del sistema eurocentrico, trasmettendo quasi intatti al periodo repubblicano i confini raggiunti al massimo della sua espansione settecentesca e con essi l'idea di Cina rielaborata dal nazionalismo Han. Nella visione di Darwin, la resilienza dei non europei all'impatto dell'Occidente ribadisce l'originario carattere policentrico dello spazio eurasiatico e lascia supporre che esso, che lo spazio eurasiatico, anche in epoca di iperglobalizzazione, continuerà a resistere alla omogeneizzazione e all'egemonia di un singolo dominatore. È chiaro peraltro che anche nell'ultima incarnazione del paradigma espansionista, resilienza e pluralismo eurasiatici si alimentano della stessa espansione europea, che rimane pertanto storicamente e storiograficamente centrale. L'approdo più recente della tradizione di Cambridge suggerisce così una risposta alla domanda implicita del sottotitolo del nostro seminario. Studiare l'Europa nel mondo contemporaneo non può non significare, tra molte altre cose, investigare le tracce impresse dagli incontri tra europei e non europei nel passato comune della società globale con il realismo e la tensione etica inseparabili nel mestiere di storico. Grazie. Grazie per questa bella relazione, molto interessante. Io chiederei forse uno sforzo, no, qui mi si suggerisce invece il contrario, un breve break per recuperare le forze, perché abbiamo interesse molto a sentire le altre relazioni e soprattutto dare anche un po' di spazio al dibattito. Quindi 10 minuti, non di più. Invito a prendere posto. Tu sei qui, Occucci. Professor Romanelli, caldamente invitato, anzi frescamente invitato, ce la fai di te? Mentre prendiamo posto, approfitto per aggiungere anche i saluti del centro di ricerche di World History che si è costituito recentemente presso questa università, di cui sono indegnamente direttore pro tempore, come si dice, e colgo l'occasione anche per un saluto personale a tutti i presenti, che ringrazio molto. Un saluto speciale al professor Vigezzi, che è stato così gentile da venire malgrado impegnativi ecco. Ma perché ci fa particolarmente piacere, naturalmente, come avete capito, il nostro obiettivo è quello di arrivare al dibattito e in cui quello sarà il ma speriamo, ecco, non voglio tagliare, i relatori hanno mezz'ora, meno di mezz'ora non posso tagliare, e quindi però confido nella forza e nell'interesse, come dire, della scienza. Io oltre a ringraziare, però anch'io voglio oltre a salutare tutti, voglio anch'io ringraziare in modo particolare il professor Roccucci, che appunto come rappresentante anche di tutta la redazione, perché poi tutto il lavoro fatto dal mestiere storico che ha di per sé, cioè che è fatto da una redazione
che sempre io che ho sempre ammirato molto. In passato ho fatto anche il presidente della Sisco e ho avuto modo di apprezzare la generosità di questa attività volontaria molto impegnativa, e quindi insomma mi fa piacere, ecco, sottolineare questa, l'ha già fatto ovviamente il professor Camarano, ma insomma mi aggiungo di mio questo. E permettetemi anche un ringraziamento particolare invece al professor Giorgio Del Zanna, il quale ha fatto un po' tutta la macchina organizzativa, ecco, diciamo. E conoscendo, come forse conoscete anche voi, la scarsa propensione del professor Del Zanna per le attività organizzative, potete apprezzare il sacrificio che ha fatto. Bene, ecco allora subito la parola ai relatori, prima il professor Romanelli, anche lui presidente della Sisco, quindi qui è pieno il presidente della Sisco, diciamo, abbiamo una concentrazione, è studioso di tantissime cose, 800-900 eccetera, vai. Sì, ma si deve di interrompere? No, funziona. Grazie, voglio ringraziare anch'io Adriano Roccucci e la redazione del Messiere di Storico, mi ha fatto molto piacere questo invito a partecipare a questo seminario. Il titolo del mio intervento, molto felicemente scelto dagli organizzatori, l'Europa, un laboratorio universale, è palesemente dissonante rispetto al titolo generale dell'incontro. Dico subito che rimarrò entro una prospettiva eurocentrica e con lo schematismo inevitabile di questi interventi avrò una posizione di forte sottolineatura dell'eurocentrismo e forse dell'eurocentrismo come dramma della contemporaneità, come vedremo. Io parlo di un aspetto specifico ma che ritengo importante nella storia, ovvero sia la storia delle istituzioni. E ritengo indubbio, indiscutibile, che l'Europa sia la fucina delle istituzioni oggi globali, universali. Senza entrare nei particolari, mi riferisco alla statualità, al fondamento nazionale degli Stati, alle forme universalistiche, egualitarie della legittimazione politica, anche se non sempre rappresentative, naturalmente. E ritengo che questo sia ormai il paradigma unico. Ora, naturalmente nell'espansione globale di questa forma le varietà sono infinite, le antinomie, le ibridazioni, ma che del resto corrispondono anche alla varietà delle forme istituzionali endoeuropee, quindi questo è ovvio. Ora, a volte certi approcci di world history si risolvono in una casistica, in una tassonomia molto utile, in un elenco molto utile anche a illustrare degli aspetti che soltanto pochi decenni fa erano poco familiari. Teodoro è stato un po' impietoso nel citare quella frase di Caracciolo, che è particolarmente grave, però sicuramente in quegli anni la sensibilità per la storia del mondo non c'era, insomma. Quindi sono molto utili queste panoramiche. E tuttavia io ritengo più utile nel mio discorso disegnare alcuni percorsi storici più che vedere appunto una descrizione un po' tassonomica di queste istituzioni, ponendo al centro un interrogativo che è quello che io ho: che aspetto assume questa globalizzazione istituzionale nella fase di crisi, di involuzione, di sofferenza dello Stato e della democrazia che oggi viviamo? Questo paradigma espansivo e globale è sofferente. E allora, come contribuisce questa varietà globale alla descrizione dello Stato postmoderno, del regime della globalizzazione,
della postdemocrazia, in tutti i termini di cui si parla. E io proverò ad argomentare che elaborazioni concettuali, esperimenti istituzionali o proposte alternative che si sentono in questo stato odierno nascono tutte all'interno del recinto europeo e senza che vi abbia alcun ruolo l'interrelazione tra queste e le società extraeuropee che rimangono tuttora soggetti passivi. Quindi è chiaro l'intento polemico anche rispetto alla varietà degli scambi che conosciamo, cioè, ne abbiamo appena sentito parlare anche con la relazione di Teodoro, eccetera. Ma appunto sono volutamente un po' tranchant. Ora, la formazione dello Stato moderno, perché quando si parla di statualità la si chiama Stato moderno, è un processo lungo che è l'inizio, che facciamo risalire in genere al XIII secolo, più o meno, e che conosce almeno in una continuità due fasi forti, diciamo di solidificazione istituzionale e concettuale, il 5-600, Baudin, Hobbes, Machiavelli, e con la formazione della sovranità, poi dell'assolutismo, eccetera, e poi una seconda fase di maggiore magnitudo e incisività, che è la Rivoluzione francese e il secolo che è seguito. Come si intreccia questa storia istituzionale, questa categorizzazione della statualità, con il fatto che l'Europa invade il mondo, con l'espansione? Io non ho tempo, non posso dedicarmi a questo nesso nella fase delle scoperte, cioè della prima fase delle scoperte 5-600, quando il problema si pone e dà anche delle interessanti risposte, soprattutto per i regni del cosiddetto impero spagnolo e ovviamente delle complesse articolazioni istituzionali a cui dà vita, che però non ne parlo, che però ritengo che tutto sommato non abbia una grande influenza, non sono un problema di Hobbes, non ha una grande influenza nella tematizzazione della storia dello Stato moderno, anche se è molto importante nella storia dei rapporti transatlantici. Più importante da questo punto di vista è invece la fase 8-900esca, nella quale non abbiamo alcuna codificazione del governo dei territori esterni come tratto della statualità moderna. Ho capito? Cioè, non abbiamo. E allora, questo è particolarmente rilevante nell'Ottocento, quando si afferma e si definisce la natura dello Stato amministrativo e del regime costituzionale. Anche ora del governo delle colonie si tace. Nessuna delle costituzioni 8-900esche parla dell'argomento. Le costituzioni sono tutte precoloniali o postcoloniali, o sono tra fine 700 e metà 800, quando l'espansione non c'era, o sono le costituzioni razionalizzate del Novecento che hanno già codificato la morte del colonialismo, il superamento. E non ne parlano. Non si parla di governo del resto del mondo. L'unico vago modello, molto leggero, come dire, è la distinzione tra governo diretto e governo indiretto. Ora è una distinzione formulata, come è noto, da Frederick Lugard, in un testo del 1922, era un amministratore, un governatore di varie colonie britanniche, è una distinzione non accademica, insomma di scarso rilievo, ma la cito, la ricordo, perché può essere collegata alle fasi storiche di costituzione dello Stato, dove l'indirect rule è moderna, early modern, premoderna nell'accezione comune. Così come è premoderna il governo coloniale, l'amministrazione dei poteri esterni, la confusione di poteri amministrativi e giurisdizionali, per cui i governatori amministrano giustizia, manca qualsiasi forma di rappresentanza politica, cioè se si fotografa, come dire, l'amministrazione coloniale in generale, la britannica come quella francese,
noi abbiamo alcuni aspetti della storia dello Stato premoderno prima della sua razionalizzazione della modernità. E questo è abbastanza singolare, che mentre in Europa si parla di espansione del suffragio, di garanzia dei diritti, di giustizia all'amministrazione, poi si manda gli amministratori a fare i despoti medievali. Sono schematico, no? È ovvio. Ora, c'è un'altra fase però. Se quindi l'8-900, grande fase espansiva, non conosce una problematica dell'istituzione, ecco, c'è un'altra fase che invece è successiva alla Seconda Guerra Mondiale, nella quale la costruzione di modelli è molto più avanzata, perché non è soltanto giuridica, anzi è poco giuridica, ed è soprattutto politologica e sociologica. Dopo la Seconda Guerra, nella riflessione sullo Stato, i paesi terzi occupano, non solo ci sono, ma con uno spazio dominante, perché si tratta di inventare dei regimi, inventare degli stati, soprattutto in Africa naturalmente, ma non soltanto. È un pochino, scusate il nesso, perché quando io ho insegnato all'Università Europea erano ossessionato dell'expansion, che voleva dire con la fine del comunismo come si fanno le costituzioni dei paesi dell'est, si parlava tutti i giorni di questo. A un certo punto si tratta di un blocco di paesi di dargli degli stati e delle costituzioni. Chiudo la parentesi. Bene, in questa fase superiore alla Seconda Guerra Mondiale, mi riferisco in particolare ai lavori promossi dal Social Science Research Council sul The Formation of the National States in Western Europe, oppure Building States and Nation, e tutta la letteratura sulla modernizzazione. Questi erano, a partire dall'UNESCO, impegnati. Se noi dobbiamo fare uno Stato nell'ex Africa orientale, cioè, cos'è lo Stato? Da dove nasce? E hanno quindi sviluppato una ricca stagione di studi su questo. Ora, alcuni di questi studi si focalizzano sulla contemporaneità, sul tipo sociologico, antropologico, eccetera, ma forse per noi sono più interessanti quelli che riflettono sull'intero processo di formazione degli stati moderni, che quindi concentrano l'attenzione su un periodo storico in cui la supremazia statale non è ancora definitivamente consolidata, la statualità non si è codificata. È appunto il 1300, il XIII-XIV secolo. Fotografiamo il mondo, il globo, a quell'epoca. È un mondo pluralistico. Noi abbiamo una serie di civiltà, quella cinese, ma anche quella Khmer di Angkor, i regni della costa africana e della Costa d'Oro, le società imperiali e comunali in Europa, le società preispaniche, incaiche. Abbiamo un mondo molteplice di civiltà che non sono in contatto. So benissimo dei contatti ci sono, so che è esistito Marco Polo, eccetera, ma queste società è come un mondo pluralistico. Un mondo pluralistico in cui sarebbe interessante un'analisi comparata delle istituzioni della statualità come suggerimento di varianti possibili alle forme del potere politico, o anche come opzioni diverse nella storia della statualità. Questo però non è avvenuto storicamente, anche perché gran parte di quelle società erano morte, cioè in un certo senso l'Occidente europeo ha avuto, diciamo, la strada facile, perché alcuni di questi erano catastroficamente già o in declino o addirittura scomparse, e quindi hanno dato poco a questo dialogo. Ecco, però questa pluralità in cui, di fronte al quale la modernità è la perdita definitiva della pluralità, la modernità uccide la complessità. Però questo avviene anche all'interno d'Europa.
Si prenda per esempio lo schema tracciato a suo tempo da Charles Tilly in una delle opere che ho citato prima. La via della modernità statuale sarebbe a suo dire stata segnata fin dal XIII secolo, quando furono abbandonate le alternative allora presenti. Diceva Tilly, una è lo Stato nazionale, che è quella che ha vinto. E abbiamo anche l'ipotesi di una federazione politica o impero controllata, anche se debolmente, da un unico centro, una prospettiva. Una federazione teocratica, una repubblica cristiana tenuta insieme dalle strutture della Chiesa cattolica, è un'altra ipotesi. Una vasta rete di unità commerciali priva di un'organizzazione politica centrale. Attenzione a questo modello, perché è il modello della Lex Mercatoria, sulla quale tornerò tra un attimo come tematica vigente oggi. E il semplice, diciamo così, persiste di una struttura feudale. Queste erano le proiezioni culturali di un Tilly in quella fase di pensamento. Da dove nasce? Cos'è lo Stato moderno? Quelle opzioni, presenti ancora nel XIII secolo, una vince e le altre perdono. Questo era un po' il discorso. Una cosa hanno in comune queste varie forme. Sono tutte opposte alla modernità statuale, vince una e tutte le altre sono l'opposto, come dire, sono l'antagonista. Si tratta di forme, virgolette, medievali. Ora, il richiamo al Medioevo è uno strumento ricorrente assai utile per la discussione della storia contemporanea. Si diceva poco fa che molti contemporanei hanno origine modernistica, i più grossi hanno origine medievistica. Volpe, Salvemini, eccetera. Perché c'è una sorta di affinità che è andata crescendo col tempo. Ora, la crisi odierna dello Stato o la nozione di Stato postmoderno è tutta costruita su riferimenti medievali o premoderni. Paolo Grossi, ad esempio, descrive il Novecento come epoca di transizione volta al recupero del pluralismo e il recupero del pluralismo. Vabbè, Paolo Grossi gli piace molto il Medioevo, ma insomma, questo. E questo è anche il diritto della globalizzazione, che si presenta come destatualizzazione delle istituzioni e del diritto, come recupero di forme istituzionali precedenti e la formazione dello Stato moderno. C'è un delizioso libretto di Maria Rosaria Ferrarese, La prima lezione di diritto globale nella terza, che definisce il diritto alla globalizzazione come diritto senza le componenti essenziali della modernità, la legislazione, il territorio, la società di riferimento. Senza legislazione, il diritto globale è senza autore, è un diritto transnazionale di origine privata o negoziata, regolata da corti internazionali, difetta di normatività, di imperatività, diciamo di sovranità, faccio un passo ulteriore, è soft law, mancante di sanzione. Senza territorio, va oltre il territorio statuale, ma non ne disegna altri il diritto alla globalizzazione. In effetti non è nemmeno globale, perché non c'è un diritto globale, ci sono tanti diritti. Insiste su spazi giuridici variabili, si parla perciò di glocalizzazione, di denazionalizzazione, eccetera. Senza società, nel senso che non è diretto a spazi sociali definiti, non quelli nazionali, ma nemmeno i soggetti individuali, riguarda società segmentate che fanno appunto parlare di nuovo feudalesimo e di nuova Lex Mercatoria, sulla quale in genere questi autori insistono molto, il diritto dei mercanti. Saltiamo queste appunti che ho preso anche su un'altra importante istituzione che si chiama mercato, ma non posso fare un'altra relazione sull'argomento. Allora, l'indebolimento del modello moderno statuale produce effetti sul piano concettuale, ma poi anche sul piano politico istituzionale. Penso ad esempio sul piano analitico a riemergere di contro ai modelli hobbesiani di Stato moderno delle voci di pensatori tardo medievali o di altri
a Hobbes più prossimi, come Johannes Althusius, per esempio, che è di una trentina d'anni più anziano. Ecco, la concezione medievale di Althusius, che quando io ero studente non avevo mai sentito nominare, e che invece adesso, come dire, ci è più, un po' più familiare, calvinista, è fatta proprio dai riformati. Il popolo è articolato in corpi e ceti, esiste prima del re e può esistere senza il re. È premoderno e postmoderno, per questo lo cito, ma altri lo citano, soltanto io. La legge fondamentale della comunità politica è un patto originario, orizzontale, non discendente dall'alto. Nella Universalis Consociatio di Althusius, molti hanno visto la matrice del moderno federalismo, la matrice della storia del federalismo, e nonché del concetto di sussidiarietà. Non occorre dire che il concetto di sussidiarietà rovescia la priorità della sovranità statale. Nel senso che non si sente, no, si sente, si sente. Elaborato il concetto di sussidiarietà tra il pensiero cattolico tra 8 e 900, rappresenta anche il modo con cui la Chiesa viene a patti col moderno ed è oggi recepito dall'Unione Europea e dalla stessa Costituzione italiana, che lo cita all'articolo 118. È diventato un pilastro delle moderne costituzioni, della moderna Costituzione. Sembra quasi che riemergano le alternative del XIII secolo di lì. È vero che sono state sconfitte la statualità nazionale moderna, però c'è qualcosa di latente e che riemerge. Bene, e il mondo extraeuropeo di cui noi siamo invitati a occuparci? Ecco, io credo che mi sono soffermato qualche minuto sui tratti del postmodernismo per osservare che, andando oltre l'eurocentrismo, come recita il titolo, si procede non tanto al di fuori dell'Europa ma al suo interno, al suo passato. Si va verso il passato europeo, non verso il mondo, i mondi extraeuropei. Allora, quale ruolo svolgono le istituzioni europee, le culture, le società europee in questo percorso? Naturalmente nessuno pensa che io lo voglia verificare, qui si spalanca quell'universo vasto. Teodoro ci ha dato qualche spunto, non abbiamo nemmeno fatto a tempo a prendere appunti, perché diciamo, è un mondo. Ecco, no, mi limito a soffermare su alcuni spunti sulle quali del resto ho già riflettuto nel mio libro sul Novecento. Molto, molto disorganizzati e molto vari. Abbiamo visto che la conquista coloniale ha riprodotto istituzioni europee moderne e spesso premoderne, ma anche la decolonizzazione è avvenuta tutta all'interno del paradigma occidentale. Questo è un dramma dei paesi nuovi della seconda metà del Novecento, senza che le resistenze o le alternative, che pure vi sono state, abbiano lasciato alcuna traccia. Ripeto, spunti occasionali. Dichiarazione dell'ONU, 1948. A più riprese è stata denunciata la loro matrice europea cristiana. Come tale sono stati respinti. L'Arabia Saudita si è astenuta nel voto del 48. L'Egitto l'ha sottoscritta soltanto nel 1969, ribadendo l'inconciliabilità dei valori occidentali con i precetti islamici. Nell'81 il rappresentante iraniano all'ONU dichiarò che la Dichiarazione Universale dei Diritti costituiva, virgolette, un'interpretazione laica della tradizione giudaico-cristiana e come tale non avrebbe potuto essere applicata dai musulmani senza violare la legge islamica. E così via. C'è poi la Dichiarazione Islamica dei Diritti dell'Uomo, che è stata concepita come alternativa a questo, enunciata dal Cairo nel 1990 e contraddistinta da un esplicito e forse richiamo alla religione musulmana, alla Sharia e alla fede in Allah. Questo provocazione, rifiuto
ha provocato dei contraccolpi all'ONU che hanno tentato di correre i ripari in modo assai goffo e che non ha lasciato traccia nella storia, cioè di articolare la dichiarazione del 48 in una serie di dichiarazioni continentali, quella asiatica, quella africana, quella latinoamericana e quella europea, che non c'è mai stata perché l'abbiamo inventata qui. E si arriva alla dichiarazione di Bangkok e quella africana di Tangeri, che sono molto simili, in cui non sto a soffermarmi, sostanzialmente si dice sì, va bene i diritti, però noi chiediamo di più alla famiglia, alla socialità, al dovere verso la collettività e allo sviluppo economico, noi siamo poveri. Allora, sono molto rapido come vedete, ma di tutto ciò non rimane traccia né nell'ordinamento dell'ONU, che proprio nessuno manco se ne ricorda, ma comunque non costituisce una alternativa istituzionale. Uno può dire va bene, allora noi lo sappiamo, ci sono alcuni stati di tipo islamico che hanno delle caratteristiche autoritarie e dittatoriali, ma non certo alternative rispetto all'assetto istituzionale e culturale. E infatti vengo ad un altro esempio preso un po' a caso, gli stati islamici. Ora, il concetto di stato islamico è del tutto avulso dalla cultura e dalla tradizione islamica ed è figlio della modernizzazione statuale. È noto che la formulazione di questo concetto avviene in India tra i musulmani, in particolare Ibn Maududi, che formula questo. Ora, poi ci sarà Khomeini, che formula questa idea di Stato islamico, che è una cosa, dopo la fine del califfato, nuova, ripeto, estranea alla tradizione. Per un musulmano non vuol dire niente Stato islamico. Dato che il Pakistan è stato il primo Stato che si è definito islamico, nel 1956 fu varata una Costituzione che definisce il Pakistan una Repubblica, siamo nel 1956, una Repubblica islamica, adotta la democrazia parlamentare e la garanzia dei diritti come era nel progetto da Muhammad Ali Jinnah e del suo successore Liaquat Ali Khan, assassinato nel 1951, e lì si chiude il discorso. Quindi ha questa impostazione, ma incorpora una risoluzione degli obiettivi emanata nel 1949 e pienamente costituzionalizzata soltanto nel 1985, nella quale si stabilisce che la sovranità nell'intero universo appartiene solo al Dio Onnipotente, eccetera, eccetera. E poi con alcuni aspetti, il presidente deve essere musulmano, le donne non possono votare, insomma, tante cose. Ora, è evidente che qui siamo in una linea di statalismo teocratico autoritario, punto perfezionato poi da Khomeini in Iran e giunta agli estremi esiti col Daesh, regimi che non danno alcun apporto islamico allo statalismo di matrice europea, rappresentano e tantomeno ne propongo delle forme alternative, sono delle dittature modernizzanti, autoritarie, illiberali. Anche noi ne abbiamo avuti in Europa di questo tipo. Se rimango nel sud con un altro esempio, ma sono quasi finito, se rimango con un altro esempio rimanendo nel subcontinente indiano, la Costituzione indiana è un caso ben noto, eclatante, di recezione degli ordinamenti politici europei. In una linea di continuità con l'India Act del 1935, la Costituzione adotta però il suffragio universale. Guardate, in una società come indiana il suffragio universale individuale è una rivoluzione cosmica, e infatti ci vogliono molti decenni perché in qualche modo, non dico venga applicata, ma insomma è una vita lunga. Quindi c'è una Costituzione che supera e nega le forme vigenti di rappresentanza indiretta, censitaria, la dimensione castale, cetuale, tutto quello che volete, sulla base di quei collegi differenziati per etnie, per gruppi, sul base dei quali era stata eletta la stessa Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente, eletta su base cetuale e così via, decide,
opta per il suffragio universale nazionale, per un sistema federale, mutuando le istituzioni inglesi con quelle del federalismo americano, federale sì, ma sostanzialmente unitario, come tutti sappiamo, e dando vita, come è noto, alla più longeva e alla più popolosa democrazia del mondo d'oggi. Mi pare che sia Chakrabarti che ha detto: qualsiasi indiano sa benissimo cosa fa quando va a votare, ma se gli chiedi esattamente cos'è un Parlamento, deve conoscere la storia europea. Mi pare più o meno ha detto così. Ora, a far da contraltare a questo modello, che non è un caso che viene adottato, cioè non è perché questi ritornano così, è la forza della modernità statuale che si impone, a far da contraltare, nel dibattito costituente è il modello di democrazia dei villaggi sostenuto con forza da Gandhi, che è il grande sconfitto. Gandhi propone con un modello di All India Panchayats, un modello di costituzione basato sulle comunità di villaggio. La Costituzione non gli dedica la minima attenzione, niente, lo fa parlare e lo mette da una parte. In effetti quello dei Panchayats appare come un mito più che come realtà, come una idealizzazione della democrazia dal basso. Dumont ne parla espressamente come di un'invenzione, e Amartya Sen di recente, nella Democrazia degli altri, ha ripetuto questa fanfaluca, cioè che anche noi avevamo i villaggi, ci riunivamo tutti intorno a decidere insieme, quella era la nostra democrazia. È una fanfaluca che nulla ha a che fare con le esigenze, come dire, primarie del modello statuale e democratico che si è imposto per tanti motivi. È interessante che i Panchayats vengono poi, che sarebbero queste comunità di villaggio, vengono poi nominati nell'articolo 40 della Costituzione indiana come una delle possibilità, e di recente vengono ripresi con l'ascesa dei partiti regionali, che con la crisi del congresso e l'ascesa dei partiti regionali vengono ripresi come una specie di riferimento retorico, come potrebbe anche essere da noi, no? La società civile, i comuni, senza che, presentandosi di fatto come forma di autogoverno locale, del tutto all'interno di una struttura che invece è nazionale, sì. Vedi, sono poche righe che riguardano, ma che potrebbero al limite essere, però no, 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 niente. Tentativo fallito. Perché? Qual è la parte che io vi riassumo in tre parole? Le forme di democrazia, di forme alternative di reggimento politico e di governo di fronte alla crisi della democrazia rappresentativa, cioè la democrazia partecipativa e deliberativa, così sono chiamate, sono tutte, e punto salto, sono tutte dei riferimenti, ancorché possano avere luogo fuori d'Europa, come a Porto Alegre, che non è proprio l'Asia e l'Africa, insomma, quindi, però sono in genere elaborazioni concettuali e politiche da parte dei movimenti di sinistra, che mirano ad effetti redistributivi e partecipativi. Il bilancio di Porto Alegre si discute per un anno intero, tutti insieme, è faticosissimo, è c'è una marea di regole, eccetera, eccetera. E molte di queste, poi ha avuto tra l'altro un riconoscimento delle Nazioni Unite, molto bello, eccetera, eccetera. È evidente che molte di queste cose, soprattutto quelle forme di democrazia che invece fanno base su una ricca società civile, tipicamente la cultura anglosassone della tradizione di vita comunitaria, in cui ci sono molte esperienze del genere, fanno parte di, sono frutti più o meno avanzati della cultura europea della partecipazione, anche se forse ne ho trovati anche nel Kerala, a parte di gruppi di gioventù comunista, voi capite, gioventù marxista in Kerala, non è proprio il colmo dell'indianismo, insomma, e così via. Perché dicevo, no, non voglio finire, perché
c'ho un modello invece di regime politico che propone di fare uso invece di un autoctonismo tradizionale, e Evo Morales in Bolivia, il Cocalero, il quale riattiva presunti rituali religiosi incaici, si presenta in abiti tradizionali agitando una foglia di coca, nella Costituzione c'è che la coca è un'ottima cosa, e così via. E in questo senso c'è una Costituzione che effettivamente definisce lo Stato come plurinazionale e basato sulle comunità indigene, quindi è sostanzialmente un movimento di sinistra anti-Yankee, però fa riferimento questa volta in effetti a delle tradizioni. Puro folklore televisivo e cinematografico, sono un po' rapido naturalmente, potrebbe essere meglio argomentato. In conclusione, l'eurocentrismo è il dramma del presente. L'Europa in questa travagliata crisi dello Stato e crisi della democrazia sembra poter far riferimento in modo complesso e confuso al proprio passato, alle proprie contraddizioni interne, mentre invece le esperienze di altri continenti sono ancora una volta vittime, succubi di un'esportazione anche di forme alternative. In questo senso ho qualche dubbio sulla validità della fine dell'eurocentrismo come elemento dinamico e positivo, no? Basta l'eurocentrismo, adesso andiamo verso il sol dell'avvenire. Penso che andiamo verso un disastro. Va bene, è finito rapidamente. Molto chiaro e anche divertente. E non faccio commenti, la parola subito al professor Adriano Roccucci, che ha pensato questo seminario e ora gli tocca anche fare un'importante relazione. Allora, io dovrei ringraziare tutti quelli che mi hanno ringraziato, ma anche domani mattina dove sono il... però vorrei dire che l'abbiamo pensato con la redazione, ma anche con il contributo sia del professor Giovagnoli, del professor Del Zanna, che anche nella redazione, i quali non solo hanno suscitato la generosa disponibilità dell'Università Cattolica, ma hanno anche dato un contributo all'elaborazione. Allora, devo dire che il titolo di questa relazione è mio, Est Ovest, l'asse incrinato della molteplicità europea. Cercherò di essere molto rapido, quindi sarò schematico e forse con dei passaggi eccessivamente veloci, ma cerco di obbedire alla sollecitazione del Presidente. Allora, io credo che andare oltre l'eurocentrismo, nonostante l'intervento di Lele la rimette in discussione, comporti una rivisitazione della stessa concezione di Europa, soprattutto nel senso di una rinnovata consapevolezza della sua molteplicità costitutiva dell'essere stesso dell'Europa, in particolare lungo questo asse est-ovest, asse su cui si gioca molto di una concezione dell'Europa al plurale e non al singolare. La questione della porre la questione della storia d'Europa lungo l'asse est-ovest vuol dire sollevare il tema di un oriente interno all'Europa e comporta, credo, di rimettere in discussione i paradigmi storiografici con cui si è affrontata la storia dell'Europa, paradigmi che hanno fatto sempre un po' fatica a ricondurre i processi della parte ad est del continente nel quadro della trama narrativa e delle categorie interpretative della storia europea. Il problema non credo sia solo quello di aggiungere un pezzo trascurato o dimenticato, ma di cogliere gli interrogativi che derivano dalla considerazione di una nuova prospettiva storiografica.
interrogativi che riguardano primariamente la questione delle differenze nella vicenda storica dell'Europa e richiedono di ripensare la storia d'Europa e l'idea stessa d'Europa, a cominciare dal valore e dal senso delle denominazioni geografiche con le quali gli storici europei del Novecento avevano consuetudine. Al centro di questo ripensamento si colloca 1) la definizione dell'area centro-orientale dell'Europa, 2) la questione dell'eredità bizantina, 3) la questione delle relazioni tra Europa e Russia. La riflessione sulle relazioni tra Oriente e Occidente nel contesto storico europeo non è nuova. Il dualismo culturale europeo tra un Occidente, un'Europa romano-germanica e un'altra greco-slava, ad esempio, è interna alla riflessione che viene avanzata sull'Europa orientale, sull'intera Europa, da diversi studiosi, in particolare lo storico ceco Jaroslav Bidlo, che riprende suggestioni che vengono dai bizantinisti russi e per il loro tramite dagli stessi slavofili. Come d'altro canto c'è la formazione di un paradigma interpretativo fondato su un dualismo complementare, speculare, a quello strutturale della cultura russa, su cui si è articolato il rapporto tra un'Europa vista come Occidente e un est europeo spesso visto come anti-Europa. È un paradigma storiografico di lunga durata, su cui poi tornerò. In questo quadro dualistico c'è una oscillazione tra le categorie di Europa e di Occidente. Norman Davis, nella sua Storia d'Europa, scrive che per quasi 200 anni la storia europea è stata spesso confusa con quella che si considera l'eredità della civiltà occidentale. Quando parliamo dell'asse est-ovest, occorre tenere presente che nella storia culturale europea la polarità est-ovest ha avuto sempre una connotazione di confronto tra civiltà e sistemi culturali considerati, se non antagonisti, rivali. Ciò che sull'asse nord-sud in genere non avviene, acquista, se vogliamo, sull'asse nord-sud il confronto più una dinamica diacronica, temporale, sviluppa arretratezza, ma non quella di contrapposizione ideologica. E questo è importante tenerlo presente perché sull'asse est-ovest la questione delle definizioni geografiche è una questione densa di interpretazioni e di carattere ideologico e culturale che hanno formato degli spazi geografici. Lungo l'asse est-ovest, innanzitutto, si pone la questione dell'esistenza di una cosiddetta fascia di mezzo, che ha conosciuto nella storiografia denominazioni differenti. La questione non è solamente terminologica, riguarda un complesso intreccio di rappresentazioni culturali, visioni geopolitiche, da cui sono scaturite le differenti definizioni di quest'area del continente, che conobbe, come è noto, la sua prima fase di protagonismo sulla scena europea dopo la Prima Guerra Mondiale. Le ricordo, Mitteleuropa, Europa centrale, Europa orientale, Europa centro-orientale, la Zwischen Europa, l'Europa di mezzo tedesco, l'Europa median francese, sono tutte definizioni che implicano differenti confini e soprattutto un insieme diverso di visioni e di connotazioni. Non è esclusivamente una questione terminologica.
mi ero preparato sull'esaminare tutte queste definizioni, ma salto, ecco, c'è tutta una storiografia che credo forse in parte molti di voi conoscono sull'idea di Mitteleuropa come un progetto egemonico tedesco sull'area dell'Europa centrale, l'idea di Europa orientale che invece è espressione di un'egemonia russa, l'elaborazione dopo la Seconda Guerra Mondiale dell'espressione di Europa centro-orientale, nel cercare di individuare un'area geografica che però viene interpretata storicamente e culturalmente come un'area indipendente dai progetti egemonici sia tedesco che russo. Questo tema torna fortemente alla ribalta negli anni Ottanta per l'iniziativa di alcuni intellettuali centroeuropei. Il primo è Milan Kundera, che pubblica un articolo, La tragedia dell'Europa centrale, e con lui Václav Alef, Georgi Konrad. È l'idea di un'Europa centrale che era stata in qualche modo conculcata dalla realtà bipolare della Guerra Fredda. Uno di coloro che solleva con forza il problema della esistenza di un'identità diversa europea, di una terza Europa, no? Come scrive Such, è Giovanni Paolo II. Karol Wojtyła si ribella all'idea che la Polonia sia Europa orientale, dice no, c'è un'altra realtà. Quello che mi interessa dire in questo ragionamento è che questa fascia europea, dai confini che sono mutevoli, ha conosciuto una storia in età contemporanea fino alla Prima Guerra Mondiale che è coincisa con una storia di egemonie e di spazi imperiali. E questa realtà, li conosciamo, quello asburgico, russo, ottomano, dal 1871 quello tedesco, è la realtà di un'area che è portatrice di esigenze di pluralità e di una cifra di complessità non priva di contraddizioni. È la vicenda, anche nel lungo periodo, delle grandi pianure sarmatiche dell'Europa orientale, che sono state, diciamo, un grande corridoio di spostamento di popolazioni. Sono territori di frontiera fra culture, religioni, state, civiltà, frontiere spesso mobili. È un dato molto caratteristico di questa parte dell'Europa, differente forse anche culturalmente dalla concezione del confine Europa occidentale. Il confine è mobile. Bene, questa Europa centro-orientale è caratterizzata da una policromia culturale e da una varietà linguistica che ne costituiscono un elemento di primaria importanza. Recentemente ne ha scritto uno storico polacco piuttosto acuto, Tomasz Kamusella, che ha richiamato l'attenzione su questo plurilinguismo caratteristico dell'Europa centrale, oggi sovente ignorato anche perché gli stati nazionali etnolinguistici hanno imposto il monolinguismo secondo un modello ottocentesco. Se volete, il problema dell'Ucraina di oggi per diversi aspetti da questo punto di vista. Ma non è un'osservazione recente. Andrea Graziosi ha richiamato la fecondità della chiave interpretativa di Ludwig von Mises, che proprio nel plurilinguismo vedeva una caratteristica peculiare di questi territori, riprendendo idee che maturavano in alcuni ambienti intellettuali europei sull'importanza del plurilinguismo. Plurilinguismo che si sopproponeva a differenziazioni di tipo sociali, a differenziazioni tra città e campagne, e plurilinguismo che era alla radice di un itinerario peculiare dell'Europa centro-orientale che soprattutto aveva visto, era questo il motivo da cui von Mises partiva, la manifestazione di un nazionalismo aggressivo ed esclusivista
insieme a quello di processi imperiali di dominio sulle minoranze. Perché il nazionalismo ha avuto una storia diversa in quella parte d'Europa dal resto dell'Europa? È significativo come sia una questione che ritorna nella riflessione di altri intellettuali di quell'area. Penso soprattutto a quell'aureo libretto di István Bibó, tradotto in italiano, La miseria dei piccoli stati dell'Europa orientale, dove lui si interroga sulle ragioni di una distorsione della cultura politica dovuta a una psicologia segnata dalla paura esistenziale per la propria comunità. Mi sembra che siano delle intuizioni feconde anche per comprendere problemi dell'oggi. Noto tra parentesi che molti dei nostri discorsi, come l'origine stessa del nostro seminario, sono segnati dalla domanda del tempo presente, della storia presente, di una comprensione, diciamo, storica di quello che è avvenuto. Allora direi che c'è un elemento che viene da questa Europa centro-orientale, che è un elemento che in qualche modo induce a rivedere i paradigmi storiografici con cui si è studiata la storia d'Europa, soprattutto sub specie pluralis, cioè dell'assumere questo elemento del plurilinguismo, della pluralità, della moltiplicità, che è un tratto di questo tessuto di coabitazione dell'Europa centro-orientale. Sebbene un tessuto di coabitazione fortemente lacerato, trasformato violentemente, ma che, come dice Neimir, ha lasciato ombre di stati e imperi, e che hanno dato vita a situazioni di conflitti latenti che, quando sembrano scomparsi o sopiti, spesso riemergono. Secondo punto, l'Oriente in Europa, l'eredità bizantina. Credo che l'esigenza di assumere la molteplicità etnico-culturale, socio-economica, politica come categoria interpretativa della storia d'Europa assuma un'ulteriore evidenza se si prende in considerazione la linea di faglia che segna la distinzione tra l'universo culturale di matrice bizantina e quello di matrice latino-occidentale. È noto come la vicenda, la storia dell'impero bizantino, la sua raffinata cultura, siano ancora oggi relegate ai margini della cultura europea e della consapevolezza che la cultura europea della sua storia. Vi è un peso, su cui non mi soffermo, della demonizzazione di Bisanzio. A tale rappresentazione negativa di Bisanzio ha corrisposto la visione dell'impero carolingio come prefigurazione del mondo europeo. C'è qui tutta una vicenda storiografica che però credo sia conosciuta, la sintetizzo soltanto richiamando, evocando alcuni nomi. Federico Chabot, nella sua storia d'Europa, spiega bene questo elemento, che sostanzialmente risale da una parte alla tradizione ottocentesca di William Robertson, François Guizot, Jacob Burckhardt, ma che ha avuto nella tesi di Pirenne la sua origine nel Novecento, no? Quindi di quella rottura dell'unità del mondo mediterraneo con le conquiste arabe, che ha come conseguenza la fine del rapporto tra Oriente e Occidente, alla radice, secondo Pirenne, della storia e della nascita dell'Europa. È una tesi che è stata ripresa da Lucien Febvre nelle sue lezioni al Collège de France del 44-45, il quale, Febvre, scrive in maniera lapidaria: la secessione dell'Oriente, ecco la prima condizione perché possa nascere l'Europa.
È un paradigma storiografico questo che dopo la Seconda Guerra Mondiale conosce una curvatura nel senso della storia di un'Europa atlantica, in qualche modo di un'ancora maggiore identificazione tra Europa e Occidente, ma che ha avuto anche la sua influenza nella storiografia post-Guerra Fredda. Faccio un solo esempio, dalla storiografia italiana, la storia d'Europa di Giuseppe Galasso, edita nel 1996, recepisce di fatto la tesi di Pirenne e Fèvre. Lo storico napoletano individua nella parte occidentale dell'impero romano lo spazio europeo e colloca la vera e propria nascita dell'Europa nel passaggio storico in cui si consumò l'emarginazione dell'Europa barbara dall'Oriente musulmano e bizantino. Insomma, si può, mi chiedo, ridurre la questione dell'Oriente bizantino alla storia europea solo alla vicenda del rapporto con un polo esterno, per quanto rilevante, alla storia dell'Europa? Credo che il paradigma storiografico che sostiene di fatto una sua estromissione dal quadro della storia europea comporta problemi interpretativi di non poco conto. Innanzitutto supporta una ricostruzione della storia europea al singolare, sostanzialmente funzionale una visione eurocentrica, ma fa fatica a misurarsi con le manifestazioni di eterogeneità che si sono frequentemente verificate lungo l'asse europeo est-ovest, le quali si piegano con difficoltà ai tentativi di reductio ad unum condotti su un piano culturale, politico, storiografico. Espungere l'eredità bizantina dalla storia europea o ridurla a un fattore marginale ed estraneo a quella storia conduce alla identificazione tra Europa e Occidente. E ne viene meno la considerazione della dialettica Oriente-Occidente come un elemento insito alla storia d'Europa, come rapporto dialettico costitutivo dei processi di formazione dell'universo culturale europeo e quindi interno alla vicenda europea. L'Oriente sempre come una dimensione esterna, ma mai come un elemento interno. Questo tra l'altro è molto connesso nello sviluppo ai paradigmi di interpretazione della storia del cristianesimo. Terzo ed ultimo punto, la questione russa. Il nodo dell'eredità bizantina per molti versi si è identificato agli occhi dell'Europa a partire dalla caduta di Bisanzio nella Russia. Ci sono delle pagine all'autore caro a Teodoro, Arnold Toynbee, su questo molto chiare. E poi lui si dice, ma quali sono i motivi dell'ostilità occidentale nei confronti dei russi? No? A un certo punto si chiede, e egli ne rintracciava le ragioni, cito, nel loro ostinata aderire a una civiltà d'altro genere, a una civiltà strana, il cui marchio di infamia è stato la civiltà bizantina della cristianità ortodossa orientale. Certo, forse una lettura molto targata, molto netta, ma che coglie la continuità di questa questione che a mio parere è decisiva per i paradigmi culturali europei del rapporto con la vicenda bizantina. La Russia, in età moderna e contemporanea, direi che è stato l'espressione emblematica del complesso rapporto Occidente-Oriente insito alla stessa identità europea. L'ingresso della Russia nel contesto europeo, quello che avviene sostanzialmente negli anni 70 del Settecento, no? Con la battaglia di Cesme e la prima successione polacca che concludono il percorso iniziato da Pietro il Grande. Bene, questo ingresso nel contesto europeo ripropone la dialettica tra Est e Ovest, che assumeva un rinnovato spessore culturale, religioso e geopolitico. E si pone la questione dei confini orientali del continente europeo, che è una manifestazione di questo. Nel trattato geografico del 1517 di tal Maciej Miechowita, che era rettore dell'Università Jagellonica di Cracovia, è molto chiaro, si sosteneva la distinzione tra Sarmatia europea e Sarmatia asiatica. La Russia, cioè la pianura sarmatica della Russia attuale, è Asia
il resto Europa. Questo corrisponde alla cartografia europea che a lungo pone i confini orientali dell'Europa nel corso del fiume chiamato allora Tanai, cioè l'odierno Don. Era quello il confine orientale dell'Europa. E solo a partire dal 1730, grazie diciamo all'opera convergente di uno storico russo, storico geografo Tatischow, e di un ufficiale svedese von Strahlenburg, che era stato fatto prigioniero nella guerra, Grande Guerra del Nord, si fissano agli Urali, agli Urali si fissa il confine tra Europa ed Asia. Ci vuole più o meno tutto il Settecento perché questa venga assunto, e corrispondeva all'idea petrina di una Russia che voleva in qualche modo europeizzarsi e che comincia a comprendere il proprio spazio come uno spazio diviso tra Russia europea e Russia asiatica. È un paradigma geografico che avrà una lunghissima storia. I manuali di geografia sovietici fino agli anni 90 riportavano questa distinzione, Russia europea e Russia geografica e Russia asiatica, scusate. Voglio però far osservare che l'ingresso definitivo della Russia nella costellazione politica europea negli anni 70 del XVII secolo, e va ricordato che è l'illuminismo nel Settecento che conia la categoria di Europa orientale, l'ingresso della Russia nella costruzione politica europea e anche nella cartografia europea avviene in un ripensamento, ricollocamento della geografia europea, sia nella cartografia che nella visione geopolitica e culturale dell'Europa, lungo un asse ovest-est. La Russia fino al Settecento non era Oriente, era un paese del nord. I russi erano barbari del nord, e nella cartografia europea, proprio in quel periodo della sommità del Settecento, si vede una torsione che porta alla disposizione dell'Europa, quale più o meno noi conosciamo, disposizione da cui non subito salta agli occhi che la latitudine di Mosca è come la latitudine della punta delle Shetland, perché è questa cartina, se voi vedete le cartografie precedenti, era molto più disposta sull'asse nord-sud, subisce questa torsione lungo l'asse ovest-est. Passaggio significativo, perché in fondo l'integrazione della Russia con lo spazio europeo avviene secondo una cifra che ne sottolinea l'elemento di disomogeneità culturale, secondo l'elemento diciamo di lettura di questi punti cardinali di tipo culturale, che si è rivestito di un abito ideologico nel corso dell'età contemporanea, va detto con una sconcertante inversione di segni, quando nel 17 da bastione della legittimità antirivoluzionaria e faro della reazione il polo russo diviene l'avamposto della rivoluzione e l'avanguardia del progresso. Se ne guardiamo ad oggi, in fondo questa alternanza arriva. Concludo. Questa dinamica geografico-culturale sottesa all'integrazione della Russia con lo spazio europeo contiene un nodo, che è un nodo dell'accettazione o del riconoscimento di che cosa sia la Russia, della sua alterità. Va detto che è un nodo speculare della cultura russa, non devo stare qui a dirlo, è molto lungo il discorso di come questo
rapporto tra Russia e Oriente, questa lettura, diciamo, del rapporto, scusate, tra Russia e Europa nella chiave di Oriente e Occidente, sia un rapporto che passa attraverso nel profondo la cultura russa, in fondo in una coesistenza antinomica, perché occidentalisti e slavofili sono in realtà due immagini, diciamo, dell'aquila bifronte del simbolo imperiale, attraversano profondamente la cultura russa. E la Russia nell'Ottocento, il pensiero russo nell'Ottocento matura una idea che va a contraddire quella settecentesca della Russia europea, Russia asiatica, sviluppa un'idea della unitarietà e indivisibilità dello spazio russo e della sua peculiarità, che è una peculiarità declinata in un certo modo dagli slavofili, in altro modo dal panslavismo di Danilevski, per arrivare poi, come è stato già ricordato nei saluti dal preside della facoltà di lingue, all'eurasismo degli anni venti e alla categoria d'Eurasia, con cui vorrei finire. La categoria d'Eurasia è una categoria molto controversa, molto densa anche di significati ideologici, non tutti facilmente decifrabili, spesso oggetto di polemiche. Il movimento eurasista ha goduto di una pessima stampa storiografica. Credo che sia un movimento intellettuale di un certo rilievo, che ha, come tutti i movimenti, le sue ambiguità, ma che credo abbia necessità di uno studio ancora approfondito. Ma il termine Eurasia era un termine che era nato nei circoli geografici tedeschi e francesi, tra tutti Élysée Reclus, che ritenevano che questo confine degli Urali fosse un confine fiacco, debole, non giustificabile. Oggi lo sappiamo, l'eurasismo è tornato nella Russia post-sovietica come uno dei riferimenti nella ricerca di un'identità geopolitica della Russia. Però vorrei dire che oggi l'Eurasia è una categoria che la storiografia più avvertita su quello spazio, che è lo spazio che potremmo chiamare ex-sovietico, ha assunto come una categoria di definizione di quello spazio. Le principali riviste nate scientifiche, da Critica, Ab Imperio, hanno assunto nei loro sottotitoli Eurasia come oggetto delle loro ricerche. Antiche riviste come The Slavic Review o Russian Review hanno ripensato la loro ragione d'essere adottando questa espressione, e un articolo piuttosto rilevante di Mark Van Hagen pubblicato su American Historical Review nel 2004 ha parlato di Eurasia come la proposta di un antiparadigma, cioè come la proposta di un paradigma che in qualche modo non è un paradigma ai precedenti paradigmi interpretativi, quelli della Russia come Oriente, cioè di una Russia totalmente anti-Europa e una Russia in qualche modo caratterizzata da un determinismo essenzialista legato alle sue radici autoctone, direbbe all'autoctonismo russo, direbbe Lele, e dall'altra al paradigma, diciamo, dell'Unione Sovietica come esperimento di modernizzazione, quindi di un vettore della storia russa, quello sovietico, che porta all'omologazione ai modelli di una modernizzazione al singolare. Un antiparadigma perché è un paradigma che in qualche modo non fa sua una prospettiva che potremmo dire out-out, ma fa su una prospettiva et-et, cioè non l'essenzialismo, ma l'attenzione ai fattori di lungo periodo,
non l'idea di una modernizzazione omologante, ma la considerazione di come i fattori di lungo periodo siano modificati profondamente dai fenomeni di modernizzazione. Mi ero preparato diverse cose su questo antiparadigma, non lo dico, ma però per dire, in fondo mi chiedo, non c'è bisogno di un antiparadigma in questo senso per la storia dell'Europa, e in qualche modo proprio questo stimoli che vengono dall'asse est-ovest non spingono in questa direzione? Grazie, molto interessante. E un ultimo sforzo, il dibattito molto rapido, subito domande e interventi. Eccolo, prego, se vi... meglio venire qua. C'era qualcuno prima? No, anche io. Molto presente di Marco, non ti sì, allora, Marco Mariano, storia del Nord America, Università di Torino. Ringrazio i relatori, gli stimoli, le provocazioni, diciamo, le provocazioni stimolanti sono molte, ne scelgo una. La relazione di Raffaele Romanelli sull'Europa come fucina delle istituzioni contemporanee e globali. Da americanista penso alle istituzioni multilaterali novecentesche, da Woodrow Wilson in poi, dalla Società delle Nazioni all'ONU, per passare a Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale. Sono forse un po' delle istituzioni che non sono magari esclusivamente americane, non sono frutto di una eccezionalità americana, ma nascono in alcuni tratti, per alcuni versi, con un forte tratto polemico verso l'Europa, no? Wilson ci ricorda nel 17, qua ormai non è più tempo di una balance of power, ma di una community of power, perché l'equilibrio di potere europeo è non solo non è più la soluzione, ma è il problema per eccellenza di fronte al quale dobbiamo dotarci di istituzioni di altro tipo, appunto istituzioni multilaterali, no? E allora il punto è dove sta questa elaborazione, non esclusivamente, ma abbastanza significativamente nordamericana, nel ragionamento che stiamo facendo sulla centralità dell'Europa o superamento di questa centralità. Siamo di fronte a a una specie di modernità eccentrica, come l'ha definita qualcuno, siamo di fronte a una specie di Greater Europe, come dice il mio amico e collega Tiziano Bonazzi, oppure a qualcosa di diverso, a un altro Occidente, come dice Marcello Carmagnani, ad esempio, parlando delle Americhe, no? Cioè c'è una elaborazione novecentesca sulle istituzioni che non è riducibile all'Europa. Questo è il mio stimolo molto sintetico e spero utile. Grazie, sì. Chiedere al professor Tagliaferri di venire qui, così se c'è qualche domanda può rispondere. Prego. Io sono Sara Lorenzini. Io veramente grazie molte di tutte le relazioni, sono tutte affascinanti, sono stata particolarmente intrigata anche io dalla riflessione sullo Stato e sulla crisi dello Stato introdotta da Raffaele Romanelli. Io non ho, potrei fare anche delle osservazioni, ma in realtà non ho un'osservazione, una domanda, che è questa. Raffaele Romanelli ha identificato due fasi di forte affermazione dello Stato, la citazione, diciamo che l'espressione che ha usato è questa, ed è parlando dell'elaborazione cinque-seicentesca e poi del periodo post-rivoluzione francese. E però io mi chiedo perché non abbia messo la decolonizzazione in questo momento di forte affermazione dello Stato.
perché la decolonizzazione in fondo è il momento in cui si chiama così, si chiama decolonizzazione per la delusione che ha causato, ma è il momento, cioè, parlare di decolonizzazione forse dovremmo parlare più che altro di successo del modello Stato nazionale a livello globale. No? Allora la mia domanda è se la sua scelta è relativa a quello che diceva, cioè in realtà questi stati postcoloniali non sono innovativi e quindi io mi riferivo all'elaborazione teorica, e non se questo è il motivo, perché secondo me questa fase come successo dello Stato è una fase che insomma io non lascerei da parte. Poi sì, è vero, lo stato coloniale non è stato elaborato molto, però qualche elaborazione in fondo c'è stata. L'Union Française, ad esempio, no, è l'idea di elaborare, di costituzionalizzare in fondo proprio questo, un impero coloniale in una nuova forma. Non riuscita, concludo subito, e mi connetto a quello di cui poi parleremo domani, ma in fondo anche la Comunità Economica Europea è un pochino questo, è una costituzionalizzazione di idee diverse, non statuali, però in questo caso in cui la dimensione coloniale secondo me ha un ruolo molto, molto forte. Che provocando la forza. Io non ho chiesto, allora sono impressioni, cioè il titolo era Oltre l'eurocentrismo, come da questo punto di vista direi in che senso e come ci troviamo dopo questa mezza giornata rispetto a questo. Io ne parlavo prima, da un lato la relazione di Rossi, ne parlavo con Rossi, lui se n'è andato, ma richiamo rapidamente. Ci ha dato l'impressione, a me ha dato l'impressione, che noi spesso ci dimentichiamo di quanto è stata importante, travagliata, difficile la storia di questi 50 anni e più d'Europa. Cioè ci ha rimesso di fronte il peso della storia dell'Europa, finendo in un pessimismo abbastanza desolato. Però, oltre all'eurocentrismo, gli altri due tipi di oltre all'eurocentrismo, quello di Romanelli e quello di sono paradossalmente, ci invitano, l'oltre all'eurocentrismo è approfondire l'eurocentrismo. Cioè non è una reazione a tutto l'andamento generale, che è quello di dire andiamo oltre l'eurocentrismo, dicendo dentro l'eurocentrismo, andando a ritrovare filoni, tendenze, noi troviamo la possibilità di individuare linee di svolgimento, significato della storia, possibilità di sviluppo che altrimenti non avremmo. Confesso, a me sembra abbastanza paradossale, ma volevo sottolineare, dico, da questo punto di vista, almeno come prima impressione provocata, dico, mi trovo, oltre all'eurocentrismo, l'invito è, la domanda semmai che io farei a Roccucci è che rapporto stabilirebbe mai tra questi 1, 2, 3, no? I tre punti, le tre sezioni, eccetera, e il problema posto da Romanelli, cioè di uno sviluppo dello Stato, perché è come se fossero relazioni che vanno in direzioni totalmente, se troppo diverse l'una dall'altra, mentre dovrebbero permettere un rapporto, un raccordo. Ho sentito male, e ho finito, la relazione per colpa mia di Italia Ferri, e lì confesso, si confino soprattutto Gallagher, Robinson, eccetera, lì il paradosso è un altro, cioè lì l'eurocentrismo, se non vado errato,
è quasi cancellato, nel senso che l'incontro tra l'Europa e il resto del mondo è un felice incontro che è avvenuto però prescindendo in fondo da quelle che sono il problema del rapporto tra una tradizione europea, mi riferisco forse per l'abitudine creata alla storia del British Committee, all'expansion di Mule Watson, eccetera, da questo punto di vista, ecco, mi pare che l'incontro felice sorvoli troppo sul rapporto fra Europa e il resto del mondo, no? Dando una per scontato che ci sia questo. Queste sono le inversioni a ruota libera calate a forza. Mi scuso per il modo in cui la ecco, prego. Ma quando il minuto Marco viene all'Università della Calabria. Io volevo porre una questione di scala, che un po' viene dalle riflessioni che facevamo in redazione, che hanno poi generato questo seminario. Perché noi ci eravamo sempre pensati come si studia la nazione, lo Stato-nazione in un discorso del genere. Allora abbiamo sempre parlato di Europa, per chi si occupa di storia italiana, storia francese, storia tedesca, storia russa, eccetera. In che modo, sembra banale dire facendo paragoni, confronti, comparazioni, d'accordo, ma in che modo si può provare ad andare oltre l'europeismo, oltre l'eurocentrismo ragionando di Stati-nazione? Perché a me incuriosisce molto quello che diceva Leo Romanelli sul fatto che appunto l'Europa in qualche modo fornisce anche delle categorie di analisi che noi utilizziamo in maniera molto meccanica e che da qualche modo abbiamo difficoltà, difficoltà a prescindere. Mi sembra un tema che in qualche modo una riflessione che andrebbe tematizzata, anche se in maniera molto rapida. Grazie. Se non ci sono altre domande, allora darei la parola ai relatori. Comincio per ordine. Cominci tu, dai. Lei lo lasciamo in fondo, che sì. È la complexio oppositorum. Sì, mi rendo conto di avere enfatizzato nel corso della mia relazione il momento dell'incontro e quindi in realtà nella rappresentazione che specie gli ultimi eredi della tradizione di Cambridge, questo è un incontro scontro. È un incontro scontro, però mi focalizzerei, perché è importante, sulla, diciamo, sul momento Gallagher-Robinson, no? Perché che prospettiva rappresentano? Innanzitutto si tratta di un incontro felice fino a un certo punto, perché loro, diciamo, sono dei liberal socialisti, dei laburisti. Ricordiamo che il laburismo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale cerca di implementare un progetto di riforma dell'impero. Durante le amministrazioni Attlee, intendo. Quindi il loro problema è perché è fallito il riformismo imperiale britannico e ho cercato di sottolineare questo punto, perché al momento decisivo loro si sono lasciati sfuggire la possibilità di intercettare dei collaborators che avrebbero invece potuto sorreggere questo tentativo appunto di riformare l'impero nel senso, diciamo, di un nazionalismo che rimanesse contenuto nell'ambito del Commonwealth britannico. E questo è il punto, no? È tra l'altro il termine decolonizzazione durante la Seconda Guerra Mondiale viene coniato proprio per descrivere questo processo, cioè un superamento della condizione coloniale ma rimanendo nell'ambito dell'impero Commonwealth, no? Quindi e questa è la loro prospettiva, cioè c'è una continuità molto forte tra queste posizioni post belliche, direi persino fino ai giorni nostri, e una certa, diciamo, critica dell'imperialismo che in realtà è una proposta di riforma dell'impero. Quindi questa direi che è la prospettiva politico-culturale di questi autori interessanti. E io in realtà avevo delle osservazioni sulle relazioni di Lele e di Adriano, però non voglio, non so se... Cerco di essere molto sintetico. Io condivido l'impostazione di fondo dell'interessantissima
relazione di Lele, con una preoccupazione però. Lele sono io. Sì, va bene, si è capito. Tra l'altro mi fa piacere anche che il professor Vigezzi abbia colto l'elemento di convergenza, no? Appunto, vuol dire, a parte che esistono molte forme di eurocentrismo, l'eurocentrismo è anche un dato di fatto della storia, diciamo, almeno contemporanea, e non possiamo sbarazzarcene così facilmente. La preoccupazione è la seguente: l'Europa laboratorio universale, togliamo il punto interrogativo, no? Mi pare evidente, si potrebbe aggiungere che anche il modello eccentrico gandhiano in realtà ha un riferimento europeo, perché l'ispiratore di Gandhi è il Tolstoi, quindi siamo totalmente, è uno degli ispiratori. Però tu associ a questa idea, hai usato a un certo punto, me lo sono annotato, hai detto il mondo che sono io è passivo. Ora, è passivo, si potrebbe discutere, ma nell'elaborazione della forma, se facciamo un discorso di forme, allora l'Europa, o appunto la Greater Europe, mi pare anche quella uno spunto molto interessante, è, diciamo, laboratorio di forme universali, cioè, fondamentalmente lo Stato nazionale, d'accordo? Però il resto del mondo non è passivo nel farlo proprio e, diciamo, nell'applicarlo con conseguenze devastanti a partire dall'Europa centro-orientale, procedendo verso l'est e poi ritornando in Africa. Quindi io, diciamo, suggerirei questa distinzione, no? Un discorso sulle forme, appunto un discorso di storia di forme, delle forme istituzionali, un discorso di storia politica, che dà luogo invece ad una... un'altra osservazione sull'Europa centro-orientale, vabbè, è ricchissimo di spunti la relazione di Adriano. La questione dell'Europa centro-orientale, reimmaginiamo in chiave pluralistica l'Europa. In fondo non dobbiamo andare troppo lontano, perché l'Europa è sempre, darà anche, diciamo, in avanti, è sempre stata concepita come un'unità nella diversità, no? Allora, il problema ulteriore posto all'Europa centro-orientale è che in Europa centro-orientale questo pluralismo, appunto, diciamo, che per comodità, no? Definiremo in chiave di zone mistilingui, viene soppresso. Cioè, l'Europa centro-orientale è il luogo in cui una componente fondamentale di questo pluralismo, come l'ebraismo europeo, viene soppresso. E questo richiede un supplemento di spiegazione che io ritengo, va bene, appunto, diciamo, mi sono stato fortemente influenzato da un autore come Enamier, andrebbe ricondotto appunto a che cosa succede quando applichi il principio di nazionalità, diciamo, in aree mistilingui, dove il mistilinguismo si accompagna ad una struttura che per certi aspetti, una struttura sociale per certi aspetti, ricorda il mondo coloniale, no? Dove appunto la nazionalità corrisponde alla classe. Quindi, vabbè, ci sarebbe molte altre cose da aggiungere, ma mi fermo. Faccio io. La domanda che mi rivolgeva il professor Vigezzi, no? Come collegare i tre punti della mia... dell'asse est-ovest al discorso che faceva il professor Romanelli. Allora, io credo, per essere così provocatorio come è stato il professor Romanelli, che sì, l'eurocentrismo come dramma della contemporaneità, e secondo me la chiave di questo dramma è in quello che lui ha detto: la modernità è la perdita definitiva della pluralità, la modernità uccide la pluralità. Allora, che in questo senso, proprio riguardo alla costruzione dello Stato, mi chiedo se sia vero del tutto che noi abbiamo un unico modello di Stato. Ma io lo dico così per ragionare, non anche convinto di quello che dico. Ma che in fondo alcuni elementi li posso ricondurre a soprattutto diciamo il discorso che ho fatto sull'eredità bizantina e la Russia. Innanzitutto, lo Stato
moderno, così come si è venuto costruendo, è stato nazionale. Ma la Russia permane con caparbietà a non essere uno Stato nazionale. Non lo è. Sì, possiamo dire che ci sono degli elementi di nazionalizzazione di formazioni imperiali o con matrice imperiale, ma non è uno Stato nazionale. E in fondo anche le teorizzazioni riguardo allo sviluppo della democrazia sono collegate alla idea che la democrazia è un regime che si può applicare pienamente a uno Stato nazionale. Può uno Stato imperiale diventare una democrazia? Che è uno dei punti interrogativi della vicenda russa anche oggi. L'uniformità giuridica, ad esempio, pur in un modo non diciamo premoderno, però l'esperimento sia sovietico, ma per certi versi anche la Federazione Russa, mantengono forme di pluralismo giuridico. Ad esempio la struttura molto particolare del federalismo sovietico e poi quello di oggi, la Federazione Russa, è un federalismo che prevede statuti multipli dei soggetti della federazione, con prerogative diverse, diversificate, eccetera. Nella pratica del governo, in fondo, è evidente la permanenza di forme legate al pluralismo giuridico. C'è fino ad oggi il permanere di alcune forme legate allo stato, diciamo, di ancien regime autocratico, no? Ne parlavamo venerdì a un seminario che abbiamo fatto a Padova di slavisti, ma anche nella terminologia, cioè il presidente della Russia promulga degli ukaz. L'ukaz era lo stesso termine con cui si indicavano i decreti imperiali. Cioè non c'era proprio nessuna trasformazione anche terminologica. E un altro elemento. Allora, qui è evidente che c'è una linea, se vogliamo, dico bizantina, però che è la linea di un'idea di Stato imperiale, che passa senza essenzialismi, cioè non è che i Comneni sono come i Romanov e sono come Putin, quindi sono, diciamo, fattori lungo periodo che subiscono anche dei forti cambiamenti. L'altro aspetto, che è un altro degli aspetti fondamentali di come lo Stato moderno si pensa, che è quello del rapporto tra potere politico e potere religioso, quindi in altro tempo la separazione delle sfere, che anche qui dai teorici è vista come un presupposto dei regimi liberal-democratici. Bene, qui non solamente io parlo del mondo russo perché conosco, ma penso che discorsi analoghi si potrebbero fare sull'universo cinese, su altri elementi. Bene, il mondo russo, anche se dal punto di vista costituzionale parla di separazione, e poi faccio una chiosa a questo discorso, ma in realtà è figlio di un'altra concezione del rapporto fra potere politico e potere religioso, che è una concezione che non ha alla base la distinzione, che invece è alla base della concezione occidentale, cioè l'idea, diciamo, delle due città agostiniane, comunque sono due realtà distinte, non c'è nell'idea bizantina. L'idea bizantina è un tutt'uno, è organico, e questo porta alla mancanza della sostanziale incomprensione dell'idea di laicità. Poi utilizzano il termine, ma qui c'è un problema, secondo me, che i termini hanno bisogno, direi, di una storia dei concetti alla Kosellek, che non è solo una storia dei concetti diacronica, ma è anche, se vogliamo, sincronica di universi culturali diversi, che quindi i concetti non sempre li fanno corrispondere allo stesso meccanismo.
Questo per provare a dire qualcosa, appunto, non del tutto un po' provocatoriamente. Perché quel tessuto viene